Signori, bentrovati, signori e signori, buon, buon lunedì, è il caso di dirlo visto che siamo in diretta, un saluto da Bolaffio, un saluto da Alessandro Gea, da Cristina al nostro centralino, abbiamo il nostro Alberto e Enrico in regia, quindi siamo al completo, salutiamo anche idealmente la nostra Erika, eh, Massimiliano, eh, Elena e Lorenzo, e Elena e Lorenzo saranno con voi questa sera dalle ore 21. Eh, spazio ovviamente alle vostre diverse richieste, grazie anche per le vostre richieste che giungono sempre durante la settimana nei consueti, ormai consueti appuntamenti sia numismatici che filatelici. E un ben trovato eh, da Bolaffi, eh, proprio al nuovo pubblico. Bolaffi dal 1890, una grande realtà nel collezionismo filatelico e numismatico e non solo ma anche una bella possibilità di eh, seguirci nei nostri negozi o venendo a trovarci nei nostri negozi che sono Torino, Milano, Verona e Roma. Tutti in centro città chiedono informazioni eh, al nostro centralino, saremo pronti a darvi indirizzi, numeri di telefono oppure vedremo addirittura nello spazio delle nostre trasmissioni, forse oggi stesso, brevi spot che daranno indicazione proprio sull'ubicazione, sulla eh, professionalità e anche sulla gentilezza del eh, nostro personale, dei nostri colleghi. Allora, eh, come ogni lunedì siamo di fronte a una, a una sei ore di eh, numismatica, e allora dobbiamo eh, ricordare quelle che saranno anche le varietà di presentazione dalle ore 17, anzi 18, perché sono le 18 alle ore 24. Varietà che spazierà nel mondo greco, nel mondo romano, nella Roma antica, eh, attraverso i marenghi, attraverso i marenghi europei. Domani è la festa dell'Europa, quindi avremo anche occasione di vedere alcune. Alcuni marenghi, comunque una monetazione che è assolutamente assimilabile al marengo per quanto concerne altri luoghi, altre nazioni, altri stati. Ehm, quindi con le caratteristiche giuste anche della moneta d'oro che spesse volte con piacere vi proponiamo. Anche quest'oggi andremo a parlare di marenghi. Vedremo la varietà attraverso l'immagine eh, della monetazione in oro, sia del Regno di Sardegna, sia di Napoleone, sia del Marengo di Marengo, sia di Gioacchino Murat. Ieri abbiamo accennato alle odie al 5 maggio, lo stesso ha fatto Lorenzo nel nostro appuntamento del venerdì sera. E eh, manteniamo ancora un po' questa memoria della, della poesia di Manzoni dedicata. Eh, a, mh, Napoleone, come, alla morte di Napoleone, come lui stesso diceva, non si tratta di prendere le sue parti, ma di comunque valutare ai posti della sua sentenza il percorso di un uomo, comunque, che ha fatto la storia. Questo in sintesi e in prosa la splendida poesia del 5 Maggio. Allora noi andiamo un po' sempre sull'almanacco di ciò che accadde e quindi andremo certamente a vederle insieme e a poterle valutare insieme. Se vuoi gentilmente Alberto puoi fare una carrellata per il nostro pubblico, eh, grazie alle conferme che ci sono state ieri, ciò che è disponibile ho segnalato questa mattina l'abbiamo riportato, partirei proprio da questi marenghi però sì, vediamo tutte le monete d'oro che vedi, le puoi inquadrare e andare in successione. Daremo alcune occasioni particolari nell'abbinamento, ad esempio, di Vittorio Emanuele II, eh, il ehm, famoso eh, sovrano del Pantheon, il sovrano, Pantheon ovviamente in Roma, il sovrano vero e proprio padre della patria con un 10 lire, infatti vedete un, marengo che scusate, un mezzo marengo, una moneta d'oro che è di dimensione più contenuta, ed è solo i 10 lire, molto importanti, e attenzione perché è una monetazione molto apprezzata, anche una moneta apprezzata anche dai collezionisti. Poi abbinamento collo corto e collo lungo, andiamo pure, eh, vediamo le successive, vedrete monete ancora più grandi in oro che sono i doppi marenghi come, Eccolo qua: le 5 giornate di Milano, il 40 e il 20 lire. Gioacchino Murat, Napoleone, Impero Francese e eh, Regno d'Italia. Napoleone: 40 eh, lire. E eh, il Marengo di Marengo, il primo che vediamo a sinistra. L'immancabile, eh, come eh, lo vogliamo chiamare noi. Piccola correzione: i 40 franchi, il doppio Marengo e quello francese. Impero Francese: 40 franchi, Napoleone. Poi ancora andiamo a scoprire gli altri tre che eh, possiamo insieme vedere e suggerire, dove scopriamo che ad esempio il Marengo ha delle realtà. No, in oro sempre. Scusami, no, no, va bene, vediamo queste, ma eh, adesso sì, quelli in oro vanno bene. Eh, li vediamo un attimo. Mm, sì, no, no, nulla di male, eh, monetazione romana. Eh, solo che rimaniamo proprio un attimo in sintonia con questi tre, che sono monete appunto europee dedicate chiaramente a eh, tre sovrani, il 20 franchi di Napoleone III, siamo nel 1868, le 20 dracme di Giorgio I, eh, quindi Grecia, Unione Latina nell'84 dell'Ottocento e i 20 marchi di, del Kaiser, Guglielmo II di Germania, 1913, siamo un po' al termine, no? ci avviamo alla fine della storia del Marengo. Ehm, per questo Guglielmo II del 1913. Quindi, eh, tra l'altro, in questo cofanetto, se vorrete scegliere tutti e tre, potrete certamente ehm, valutare insieme le tre monete, poi le vedremo aperte e le vedremo sotto migliore luce. Invece, quell'inquadratura che non era assolutamente male e che vi ha dato il nostro regista Enrico, e che adesso volentieri andiamo a vedere, ma soltanto per rispettare l'ordine di tempo. Vuole segnalarvi una qualità decisamente elevata di proposta per quanto concerne, attenzione, i denari in argento. Allora, premessa importante: Bolaffi vuole suggerirvi e vi suggerisce non tutte le monete del mondo, eh, che dice, vabbè, eh, tutto ciò che è numismatica, le monete del mondo vanno bene. Ci sono delle monete che valgono la pena di collezionarle se si ha un'ottica storica importante e anche un'idea di bene rifugio, ci sono monete che valgono sempre la pena di essere collezionate magari per piacere, passione personale, gusti personali. Ecco, nel caso della Bolaffi l'interpretazione va sulla prima affermazione che ho fatto, cioè quelle macro aree importanti che hanno e danno soddisfazione. Sia dal punto di vista storico, perché ci sono ad esempio collezionisti che scelgono le monete di una zecca vicino a casa loro, storicamente magari che ha avuto uno sviluppo, è una collezione decisamente interessante, magari locale e che un po' tornare magari alle origini proprio della, della storia della propria famiglia o del proprio luogo d'origine. Benissimo, questo è giusto, va benissimo. Ci sono poi delle macro aree dove per varietà, per importanza, per riconoscimento internazionale chiaramente vale magari la pena dedicare comunque del tempo nel collezionismo o di acquisizione. Ovviamente una di queste macro aree l'abbiamo segnalata e, e sono quelle dei marenghi, sono le monete d'oro dell'Ottocento. Eh, un'altra macroarea, ecco quelli che abbiamo visto, un'altra macroarea sono invece quegli argenti, quei denari d'argento che stiamo adesso vedendo, che è l'impero romano. Questo non ci piove, eh, a maggior ragione viviamo in una condizione privilegiata: qual è? Eh, signori, che noi ci muoviamo per la nostra bella penisola, perché fino a prova contraria è una bellissima penisola. E scopriamo rovine, testimonianze, eh, luoghi che eh, gli antichi romano, romani hanno abitato. Ovvio, succede anche in certa parte d'Europa, ma noi abbiamo questo privilegio. Bene, questo privilegio ci viene invidiato veramente da tutto il mondo. Ora, eh, non sto usando un mezzi termini, ma è la realtà, ecco, guardate... Eh, abbiamo proprio degli esempi costantemente davanti agli occhi, chi più chi meno dalla Sicilia alle, alle, alle Porte Palatine, a quello che è il, il, la prima struttura di Augusto in Torino. Quindi ehm, prendono poi un altro nome. Quindi abbiamo o la, la famosa Brixia in Brescia e quelle, quelle importanti ritrovamenti legati all'antica Roma, insomma non vi dico nulla di nuovo, però voglio sottolineare e vogliamo con forza sottolineare in Bolaffi l'importanza di scegliere la monetazione romana, che non è soltanto attenzione in aurei o solidi, dipende dal periodo storico, cioè in monete d'oro è formata anche dal denario, o denaro, denario è il termine più corretto, diventa denaro ma l'affermazione stessa di quanto indichiamo con denaro, in argento, perché l'argento è la discriminante del mondo greco e romano. Non è soltanto lo ricalco dell'importante sesterzio, ma sono ad esempio quelle monete, gli assi potremmo definirne, per usare un termine, potremmo definire i dupondi, potremmo definire cioè quelle unità di misura che formavano in realtà la monetazione del popolo, della gente, magari in rame, magari in bronzo o con leghe miste, con una piccolissima parte d'argento, ma quello è monete che sono comunque nei musei. Oggi parleremo anche di questo e andremo proprio a vedere questo. Intanto un'indicazione: da un anno, no, meno di un anno, da mesi a questa parte, la monetazione romana ha avuto un ulteriore incremento e un ulteriore aumento di prezzo. Non è un aumento annuale: può darsi benissimo che tra sei mesi saremo costretti ad aggiornare i nostri listini. Non per un capriccio, non per cercare un guadagno maggiore o maggiore utile, ma bensì perché ciò che si trova nel mondo e che può, attenzione, regolarmente circolare, perché se trovate una moneta romana intera oggi nel vostro giardino, non è esattamente di vostra proprietà. Quindi, attenzione, ci sono dei canoni di tempistiche, di acquisizione, di, di origine stessa e di provenienza che non sono è eh, eh, esattamente così eh, facile dire oh, una romana, ho una moneta romana, l'ho trovata, guarda che fortuna. Ecco, quindi questo chiaramente è un nostro compito, spetta a Bolaffi, spetta a chi seriamente tratta queste cose, sincerarsi di tutto ciò, poi attraverso i certificati, attraverso una dichiarazione di vendita possibile, ecco che le cose diventano, sono regolari. Andiamo però sul vivo della nostra affermazione, andiamo a vedere, ecco parlavamo di prezzi, vediamo le tre monete, ecco attenzione perché su queste tre monete potremmo quasi dire non abbiamo applicato un aumento che è giusto, è logico e che dovremmo portare. Le abbiamo mantenute, noi le abbiamo acquisite magari un po' di tempo fa, le abbiamo acquisite in condizioni di particolare favore, è vero che questo al <coughs> limite è una cosa che va a vantaggio nostro, ma... Dobbiamo anche essere rigorosi con quelli che sono i prezzi di proposta. Attenzione perché qui veramente è il prezzo, vorrei dire, di due anni fa. Eh, lo possiamo eh, forse segnalare. Eppure chi troviamo? La diva Faustina, quindi l'immagine di quelle importanti imperatrici. Allora, diceva giustamente Lorenzo la scorsa settimana e lo voglio ribadire con forza. Anche una moneta che rappresenta l'imperatrice, sul cui il rovescio non c'è un imperatore, è comunque stata emessa su ordine del Senato o dell'imperatore, dipende dalla tipologia di moneta. Quindi nasce comunque sotto quell'imperatore. Nessuna divina, che poi divina significa passata tra l'altro a miglior vita, divinizzata quindi successivamente, a distanza magari anche solo di pochi mesi o di pochi anni, ma poteva decidere di battere moneta per se stessa. Era una eh, società assolutamente maschilista, quella romana in assoluto. Eh. Allora, ehm, andiamo a vederla però. Ecco, L'importanza quindi di queste monete in argento, questi denari in argento, devono suscitare, a mio avviso, maggiore attenzione da un punto di vista utilitaristico e di collezionismo. Quindi premiamo fortemente l'acceleratore su quelle che sono monete decisamente meno comuni rispetto ai volti degli imperatori, non che non vanno scelti, ma che in questo caso vi danno veramente qualcosa in più, in più a livello di rarità. E di bellezza lo stiamo vedendo, perlomeno adeguata bellezza. Allora, di fronte a voi, adesso riprendo subito il ritmo di proposta. Eh? Di fronte a voi il denaro di Faustina Maior, sì, che andiamo a vedere anche il rovescio 138-141 d.C., l'amata di Antonino Pio. Eh, sarà Antonino Pio proprio e eh, madre di Faustina Minor o Junior così chiamata, qui siamo comunque alla consorte di Antonino Pio che condividerà con lui la vita, ma che morirà dopo poco che Antonino Pio eh, è diventato imperatore. Quindi eh, il suggerimento è quello di ricordare che questa diva Faustina verrà eh, nobilitata ulteriormente con questa specifica eh, indicazione anche sulla moneta dopo la sua morte ma di lì a pochissimo verranno addirittura istituite dei lasciti, delle donazioni per le eh, orfane quindi ci saranno proprio delle, delle opere diciamo, sociali eseguite in suo, portate in suo nome la proposta, attenzione, di questo denaro di Faustina Maior argento una sola chiamata è di 250 euro ed è la proposta numero 4 250 euro. La moneta è collocata all'interno di una capsula, all'interno del suo cofanetto, quindi eh, cosa che il nostro pubblico conosce abitualmente, quindi non sarà ovviamente passata di mano in caso di conferma in questo modo, ma avrà la sua importante eh, luogo eh, per poterla ospitare, per poterla tenere, un cofanetto, una capsula che protegge anche questa moneta che ha circolato. Andiamo a vedere la successiva proposta, la seconda proposta che andiamo a vedere è legata sempre ai denari d'argento e parleremo di denaro di Caracalla. Attenzione perché oggi abbiamo due possibilità per Caracalla e per Gordiano, perché poi avremo anche Gordiano, ma sono... Diciamo due, questi due imperatori liberi nella scelta uno o l'altro. E le altre due proposte invece viaggiano in una, già in un insieme di collezione che andremo a vedere successivamente. Denaro di Caracalla, 198-217 d.C., sempre in argento, 265 euro, la proposta numero 5. Benissimo, e andiamo come sempre a mostrare il rovescio. Allora... Non ho, eh, non ho dato indicazioni sul precedente. Le divinità dell'antica Roma sono eh, decisamente importanti nelle qualità dello stesso imperatore. Vi faccio vedere questo rovescio, che è giustissimo perché l'immagine è quella di. lo troviamo addirittura sugli aurei: un rovescio come questo. Questo è Marte in cammino, armato di lancia, di elmo bellissimo, eh? la Caricalla ovviamente aveva il suo scrupolo maggiore, anzi sua, eh, anelava essere un grande condottiero, chi non, lo chi non anelava questo nel mondo romano, di essere un grande guerriero, eh, di, avere, eh, di essere un generale importante, questo invidiava probabilmente Ageta. Eh, suo fratello e poi lo farà uccidere. Quindi Caracalla punta in tal senso e i suoi denari d'argento, si noti bene anche lo stato di conservazione eh, di questo denaro, eh, mostra questo rovescio. Perché dico una sola chiamata? Perché un altro denaro di Caracalla, al di là di quella collezione che noi abbiamo, lo troveremo, lo abbiamo lo cerchiamo, ma lo stesso prezzo non lo posso garantire e non posso garantire lo stesso rovescio. Questo è importante ricordarlo perché mi piace il dritto, però lo scelgo perché quel marte mi ha colpito fortemente. Benissimo 265 euro. Questa è la moneta, quindi una chiamata, la seconda si sentirà dire. Vedremo insieme cosa abbiamo in collezione, ne parleremo assieme, però. Uh, mi spiace, non possiamo garantire immediatamente né prezzo, e questo significa allora mai, eh, a parte la prima chiamata, né eh, magari un soggetto uh, come questo di tale specifica importanza. Benissimo, il terzo che andiamo a vedere come imperatore è eh, sempre un'altra eh, importante moneta eh, dedicata più tarda, siamo. Siamo nel 238-244 d.C. e denaro di Gordiano, eh, quindi vediamo ancora il denaro di Gordiano, con eh, una, anche una bella dimensione peraltro, ma era data da cosa vista l'età? Che si aumentava la misura della moneta proprio perché... L'inflazione cominciava già con Caracalla a farsi sentire, vennero formati gli antoniniani e in questa monetazione si cercò di accrescere la dimensione per andare un po' a compensare quella perdita anche di, eh, di argento che c'era eh, nella monetazione. Infatti, fu necessario addirittura creare eh, l'antoniniano. Vediamo il rovescio eh, in questo caso. La richiesta è di. 395 euro, benissimo, 395 euro come richiesta e ehm, l'importanza specifica della figura di Gordiano, figura interessante potremmo dire, figura particolarmente interessante anche per quello che sarà un un percorso fatto di, di un giovanissimo imperatore, cioè 13 anni, eh, non si conosce neppure l'anno di nascita con esattezza, sono le monete i maggiori testimoni della sua, del suo percorso storico. Eh? Benissimo, grazie. Allora, 395 euro la proposta numero 6. Ovviamente, un invito, beh, chiaramente su Faustina Maior, eh, se sei d'accordo, Cristina, daremo in dono. Allora, facciamo vedere: è, questi sono i campanelli di allarme delle quotazioni delle monete. Cosa vuol dire? Che la Bolaffi ha preparato questo. Abbiamo preparato questo piccolo catalogo, ma molto esauriente, sulla storia delle imperatrici, delle monete dell'Augusta, e chiaramente compare la Faustina Maior. Seguiranno poi cataloghi più grandi e maggiormente diciamo con maggiori notizie, anche per quanto concerne la monetazione, anche se questo è decisamente adeguato alla proposta. Ma eh, queste schede dove vedete le richieste di prezzo e dove si può immaginare ad esempio con le diverse imperatrici anche il valore Sempre ad esempio per l'argento, eh, sempre ed esempio per l'argento, eh, vedete Faustina Senior eh, 1200 euro con eh, la variabile qualità media il 40%. Quindi ci troviamo veramente. Il famoso punto Bolaffi. A qualcosa che oggi inviterei a valutare con una chiamata, ad esempio per la Faustina. Chiaramente, in caso di conferma, sarà un piacere per noi offrirvi, accompagnare eh, con catalogo la vostra acquisizione sulla Faustina, eh, perché riguarda proprio un omaggio. Ma mi piacerebbe tanto, fosse anche una gentile signora all'ascolta, che vi ascolta e dice: Guarda, un denaro d'argento della diva Faustina. Accade una volta che eh, una signora l'acquisì perché si chiamava Faustina, è eh, un nome bellissimo, mh, di antichissima origine, oggi meno comune, no? oggi va ancora di moda cosa Chantal, eh, eh, Jessica, ma nomi, magari non hanno la tradizione latina, Erika, Erika ce ne sono migliaia ormai però credo che abbia forse più del Nord Europa come tradizione celtica, mi sembrerebbe, però eh, non, non, è, non entro in un campo che non è mio. Ma ehm, ecco, l'importante è poter valutare proprio questo. Allora, eh, rivediamo un secondo tutte tre, Enrico, mentre andremo anche a offrire, eccole qua, mentre voglio darvi una chance ulteriore, attenzione, su altre monete romane. Su altri argenti, dove, sono, dove è presente anche una moneta di, eh, di Caracalla, quindi una seconda moneta di Caracalla che è possibile vedere e valutare. Allora andiamo a vedere questi argenti. Intanto, abituatevi a vedere queste, eh, questo album, che potrà, ecco qua le terme di Caracalla. Ed ecco giusto il riferimento che abbiamo fatto in precedenza. Monete degli imperatori, quali si tratta di denari d'argento degli imperatori, che seguono però un momento storico vicino a quello a cui abbiamo fatto riferimento. Perché, attenzione, questa monetazione, io vi faccio vedere come è composta il nostro album, Parte da Commodo, quindi dopo mh, eh, membro degli Antonini, come Caligola, come Nerone, dopo il percorso di. Un attimo solo che voglio poi esporlo. Abbiamo ma del materiale, però, vero? quello che abbiamo registrato in precedenza, perfetto. Dopo il percorso di Antonino Pio, dopo ovviamente eh, i, i, Marco Aurelio, entriamo. Comodo è un po' il termine eh, di, questo, di, questo, di questo grande momento storico. Ecco, le abbiamo preparate tutte e sei. Sono conservate in questo album parlante in quanto, vedete, c'è una capsula circolare che permette chiaramente di aprire e di andare sulla moneta. Si apre semplicemente con pressione. Vi è la storia di Comodo. Sul retro di queste schede... Eh, vi è ovviamente sempre lo blocco con la moneta, la capsula con la moneta e vi è la monetazione di comodo, sono tutti i denari, comunque sono tutte monete d'argento. Eh, poi vediamo Settimio Severo, io sfoglio queste pagine e poi andiamo a vederle perché abbiamo fatto una ripresa precedente proprio per poterle fare apprezzare un po' meglio. Alessandro Severo, eh, ci muoviamo quindi in ordine cronologico, Gordiano Terzo, quindi troviamo ancora Geta. Attenzione, è un ordine cronologico che non rispetta esattamente tutti gli imperatori, ma è una bella base per un periodo storico che va dal 150 eh, circa d.C. Eh, fino a Caracalla, di cui abbiamo dato voce, di cui abbiamo dato informazione. Allora, se dovessimo dividere il costo di queste eh, il prezzo di queste monete per 6, eh, perché si tratta di sei monete, quelle che noi adesso andiamo a vedere. La proposta sarebbe di 220, 241 sarebbe di circa 240 euro 241 l'una è eh, l'una, perché dico questo? Perché ci troviamo, ma mi hai detto 2,25 però, Cristina, i mille. Ah, perfetto, allora ho scritto male io 225. Ah no, era ieri, vero? Relativa alle greche, quindi sì, giusto. Eh, 241, perfetto, eh, me lo segno così, no, sono a scarso di equivoci, 241 luna. E siamo comunque al di sotto, scegliendo tutte e sei perché dove arriviamo, quale cifra andiamo a, a valutare, quale prezzo andiamo a indicare in questo contesto, andiamo esattamente a vedere la collezione di sei monete a 1450 euro quindi eh, con l'1 andiamo già a 51 penso non andiamo già un pochino fuori quindi abbiamo arrotondato ma eh, 1450 euro per i denari dell'antica roma collezione 6 monete con album in regalo quindi offerta che concerne tutte e sei queste monete offerta che permette di avere tutte e sei queste monete con un'unica chiamata e con queste importanti schede che accompagnano il senso il, dei denari degli imperatori che stiamo vedendo, che eh, vi stiamo appunto opportunamente segnalando. Eh, no, beh, in questo caso non le separiamo ovviamente, eh, non andiamo... A separarle, non le vogliamo separare, né possiamo farlo. Se no, valutino singolarmente quelle che abbiamo visto in, in precedenza, quello è assolutamente possibile e può essere un modo, diciamo, interessante di poter avvicinare il senso eh, proprio dell'impero romano. Però attenzione, eh? io vado abbastanza, vado un po' veloce, intanto li stiamo vedendo, ricordiamo anche i nomi degli imperatori, ricordiamo il dritto e il rovescio delle diverse monete, però adesso c'è un passo ulteriore che voglio fare, perché, e qui entriamo in una certa rarità, non che i denari non lo meritino, ci mancherebbe, eh, ci mancherebbe ma abbiamo da mostrarvi con analoga caratteristica di album, quindi io lo dico un po' all'inglese perché all'inglese, perché c'è una informazione interessante, cioè si danno informazioni proprio eh, anche storiche, quindi diventa un po' una lettura museale. Abbiamo parlato di aurei, di solidi come citazione, abbiamo mostrato l'argento dei denari, abbiamo citato i sesterzi, quindi oricalco, ma abbiamo parlato anche di rame, abbiamo parlato di bronzo e allora li andiamo a vedere quelli che sono i follis, quelli che sono gli assi, quelli che sono diverse caratteristiche legate proprio a queste monetazioni un pochino più, mh, più quotidiane, forse è il termine migliore, ma che specificano veramente tanto. Si parlerà anche di Antoniniani nel momento in cui l'Antoniniano non sarà più in argento ma sarà fondamentalmente in bronzo. Allora le vediamo perché la proposta è questa, attenzione. Gli imperatori, la storia degli imperatori, non tutti gli imperatori romani, ma quelli legati a una certa rarità, eh, e cioè un momento storico, quello che va verso la decadenza, che è apprezzatissimo dai collezionisti, quindi dopo il momento di Adriano, di Traiano, abbiamo dato voce di Antonino Pio. Eh, quindi entriamo in un altro eh, momento, eh, in quel momento storico ad esempio di cui potremmo citare eh, Gordiano. Allora, due album, attenzione, le schede eh, degli album, adesso ne apriremo uno, sono eh, quindi composte per questi bronzi degli imperatori romani, attenzione usiamo il termine bronzo, poi vi è componenti in rame, componenti in argento, ma definiamoli proprio come bronzi, 12 monete, attenzione, eh, 12 monete, le andiamo ad aprire, le vediamo nelle stesse caratteristiche eh, della, di quelle precedenti, solo che non sono gli argenti, non sono i denari d'argento, 12 monete, e non sono 6, sono 12, con una richiesta di 670 euro, che diviso 12, perfetto, rende a 55 euro, veramente, rende a 55 euro l'una la possibilità di eleggerle, di scegliere di farle proprie. Quindi 55 euro, sì. Ora, chiaramente non le separiamo. Sentirete parlare di imperatori decisamente importanti come si possono vedere, come si possono apprezzare. Beh, intanto le abbiamo aperte in questo modo, vedete si apre semplicemente la capsula. Vi faccio il gesto perché la telecamera si apre semplicemente la capsula. La moneta può essere con delicatezza estratta, eh? e può essere tenuta tra le mani. Ma noi adesso andiamo a vedere... Ecco, vieni a vedere la moneta, se puoi, se non te la avvicino. Ecco il volto dell'imperatore. Eh? Ma lo facciamo vedere meglio in altra posizione. Quindi chiederò al nostro Enrico di utilizzare... Eccole qua, le monete che stiamo vedendo sono le monetazioni dei eh, 12, le 12 monete degli imperatori romani, i bronzi degli imperatori umani, a 670 euro. E allora... Claudio II il Gotico e allora Gallieno e allora Massimiano. E poi vedremo Licinio I e poi vedremo Costantino I il Grande, Crispo. Eh, queste sono le eh, due album. Attenzione, per poter contenere e conservare questi imperatori. Due album per poter apprezzare oltretutto il modo giusto per poterli per eh, poter approfondire questo tema. Quindi con 670 euro, signori, l'invito a scegliere ancora Licinio II e poi Costantino II, Costanzo II, Costante, Romolo Remo e la Lupa, perché non dichiariamo un imperatore? In realtà eh, avete visto anche una scheda, eccola qua, la scheda che informa, perché sotto Costantino... Eh, viene deciso di ehm, ricordare sia per lui che per i suoi figli, fecero mettere tra il 330 e il 337 in tutte le 13 zecche dell'impero una moneta e follis che glorificasse la città di Roma. Quindi, eh, e, quel, e questa moneta è ovviamente presente in tale proposta. 670 euro, signori, 670 euro per poter avvicinare, anzi la chiamata per poter avvicinare questa realtà storica così importante, dove anziché dire a me piacciono le monete antiche come collezione, benissimo, comincino da questa. Questo è l'invito, a 670 euro comincino veramente da tale proposta, si diano modo di valutare e apprezzare i due album, le 12 monete, queste sono da aggiungere se già avete monetazioni romane o da iniziare proprio da queste perché attenzione non è, sono monete che hanno circolato, hanno, hanno un sapore. Trovare in queste condizioni, in questo stato proprio perché hanno circolato veramente eh, giusto, corretto, adeguato, questo è proprio il tema che voglio invitarvi a, a valutare oggi, a dire ho no, due chiamate, posso accontentare soltanto due chiamate, signori, soltanto due telefonate in tale proposta. Quindi eh, non abbiamo disponibili tutte quelle realtà eh, che dice: Vabbè, tanto arriverò prima o poi le sceglierò, anche perché lo ricordiamo, la monetazione romana, se aumenta, aumenta per tutti, anche per noi, anche perché i margini sulla monetazione romana di qualità, e questa lo è, anche se vissuta, anche se eh, circolata, ovviamente, eh, come potrebbe essere altrimenti, ma ha eh, L'abbiamo già detto, un apprezzamento totale, assolutamente globale nel suo insieme. E guarda, che, che al, vedete allora. Attenzione perché vi dico bronzi? Ma ci saranno? Intanto il bronzo viene, viene influenzato dall'ambiente, diciamo anche di terre dove è stato recuperato, dove è stato trovato. Vi sono delle percentuali di rame, vi sono delle percentuali di argento. Avete visto una seconda moneta che veramente sembrava d'argento, vi è una percentuale d'argento, quindi chiaramente la percentuale maggiore è, oltretutto essendo lega, comunque è il bronzo. Ma con queste differenze di patina. E poi monetazione da vedere di persona, monete da vedere di persona quindi 670 euro, signori. Eh, li, ma sono guarda qualcosa, ad esempio, ad esempio, c'è cioè, eh, su Licinio primo, no? Eh, l'importanza del, del rovescio con Giove protettore su Costantino II, l'importanza del rovescio. Poi attenzione, tutte queste descrizioni, queste indicazioni le troverete sulle schede. Qua bisogna proprio immaginare quella persona che è in grado di scegliere un umanesimo. È internazionale perché Roma era internazionale. Ma è internazionale perché Roma è collezionata nel mondo e l'umanesimo sta proprio in questi confronti storici, nella varietà e nella bellezza di queste 12 monete. Va bene? Allora, grazie. Procediamo perché dobbiamo andare spediti, lunedì abbiamo sempre un po' un incalzare anche di richieste. Allora. Vediamo nell'ordine, vi era richiesta sulle tre monete, le andiamo a vedere singolarmente, dedicate ai tre grandi imperatori, sono eh, equiparabili ai marenghi d'Europa. Noi abbiamo a volte parlato di scudi d'Europa sono equiparabili ai Marenghi d'Europa. E andiamo a vederle nello specifico, ecco qua. Attenzione, possiamo offrirle singolarmente e le vedremo singolarmente. Mm. Le andremo proprio a valutare singolarmente come proposta. Eccola prima, così si vede meglio, vero? L'abbiamo estrapolata dalla sua teca e la stiamo proponendo da sola. Siamo nel mondo eh, greco, eh, qualcuno potrà intuire anche eh, esattamente le indicazioni. Il valore 20 è un valore fondamentale nella, ehm, nella concezione di Marengo, 20 franchi, 20 lire, 20 dracme di Giorgio I, re che non nasce in Grecia ma eh, nel periodo storico in cui le grandi potenze e eh, i, i grandi re decidevano e affidavano un loro sovrano. No? Eh, dicevo vogliamo un re dateci un re il popolo ha bisogno di un re esistevano veramente queste affermazioni poi fosse giusto o meno eh, fosse un bravo un buon eh, diciamo eh, un buon re allora questo ovviamente è un altro paio di mani, chi dipende ovviamente 1884 l'anno e attenzione signori una, 20 dracme e la Grecia del 1884, 775 euro per la proposta numero 41, una chiamata, una chiamata eh, per queste dracme di Giorgio I. Quando ne abbiamo avuto una eh, più di un mese fa, ma molto, forse due mesi fa. Eh, è stata confermata, adesso non perdano l'analoga opportunità di arrivare per primi. Su queste 20 dracme di Giorgio I, Marengo di Grecia, 775 euro. Vediamo la seconda, ovviamente, possibilità di sommare eh, tutte e tre e giungere al cofanetto. Vedete anche i certificati posti all'interno del cofanetto, se scegliete singolarmente la moneta, il certificato chiaramente seguirà la moneta nel suo cofanetto singolo. Sempre 775 euro, andiamo a vedere la seconda proposta, Napoleone III imperatore, sono 20 franchi di Napoleone III a 775. L'anno della moneta è il 1868, potremo vedere anche, curiosa anche la storia di questo imperatore e nello stesso tempo presidente, eh, perché in, quel, in quegli anni c'erano abbastanza repubblica e impero si alternavano in Francia eh, e potremo apprezzare forse anche il rovescio della, eh, del Napoleone III, cioè con 775 euro. Vedete la differenza rispetto al suo, secondo alcuni genitore, secondo altri... Vabbè, eh, comunque c'è chi parlava di figlio illegittimo, comunque avrete modo di approfondire questi temi se eh, sono di vostro gradimento. Quello che deve essere, a mio avviso, di gradimento è la spettacolarità anche di questo rovescio, dove, dove la quella francese guadagna, guadagna proprio lo spazio centrale dell'intero scudo la forma araldica con la legione d'onore attorno che la incornicia. Eh, quindi abbiamo una specificità diversa rispetto a Napoleone Bonaparte che vede l'Aquila con stemmi, ad esempio dell'Italia, quando si tratta della Regione d'Italia, in petto. 775 euro. Poi andiamo ancora a vedere la terza perché sono i 20 marchi eh, di Guglielmo II, eccoli qua. 1913 il Kaiser, il grande Kaiser, grande perché chi non conosce Kaiser, un po' guerrafondaio peraltro, eh, portò l'Europa alla guerra fu tra gli artefici di tutto ciò, moneta d'oro, 775 euro per la proposta numero 42, qui dovremmo scrivere Prussia barra Germania, però comunque va bene, va benissimo. 20 marchi 1918, quindi scusami, scusami 1913, certo. Eh, la guerra ancora deve iniziare, ma i segni sia a Vienna che in Germania ci sono tutti, e quindi eh, tutti queste cupe nubi che si addensano. Eh, sulla, sulla realtà mitteleuropea e di tutta Europa di lì a un anno scoppierà la prima guerra mondiale 775 euro anche per questa importante proposta allora eh, teniamo pronta la nostra eccole qua, tutte e tre ovviamente chiedano tutte e tre il prezzo viene triplicato semplicemente perché abbiamo Ovviamente quella affidabilità sui nostri pezzi, dice: ma sai, i tre sono di più di, Sì, ma prendete tre grandi monete d'oro, tre importanti monete d'oro. E il cofanetto è regalo, giustissimo Cristina, giustissimo. Allora, visto che è da tempo che non lo facciamo, io suggerirei, chiederei alla regia eh, di preparare... uno. Una, abbiamo dieci minuti, sono nove minuti, dedicati alla nostra... Milano, facciamo Milano perché Torino lo mandiamo con frequenza, mandiamo il nostro negozio di Milano quindi andiamo sempre sì, sì, per prepararlo perché è un'informativa importante, ce li chiedete con frequenza così conoscete anche i nostri colleghi e venite vi a visitare o ritirare le monete che state confermando se vi è comodo il negozio di Milano. Sempre in visione ovviamente, così diamo un po' di informazioni sul mondo della numismatica, sul mondo della filatilia, sul mondo Bolaffi attraverso anche i contributi dei nostri negozi. Eh? Quindi ce l'abbiamo, voi potete intanto continuare come state facendo a telefonare, a chiedere o a confermare, eh, magari anche i cataloghi come è accaduto finora, eh, siamo a vostra disposizione. Ma vediamo questo. Sono nove minuti, mi sembra, quindi un tempo ragionevole eh, per dare la giusta informazione e per tornare chiaramente in studio qua in diretta con noi e con me. A voi signori. Milano, vicinissimo al Teatro della Scala e Piazza Duomo, in pieno centro, è presente il negozio Volaffi azienda leader nel mondo filatelico e numismatico. Siamo Negozio in Milano, Walter Moy, responsabile del negozio, eh, cosa segnali specificatamente sulla realtà milanese? Noi siamo abituati a una clientela che non è soltanto nazionale, eh, non è raro che entrino e si affaccino qui alle nostre vetrine, anche attratti dalle nostre belle vetrine, ehm, clienti, eh, clienti russi, clienti eh, asiatici, quindi giapponesi, oppure clienti americani. Diciamo che sono attratti in particolare ehm, da quella che è mh, la storia un po' della, della, nostra, della nostra azienda. Innanzitutto, vedono nel nostro slogan 1890, e quindi già questo l'incontro curiosisce e poi principalmente chiaramente sono gli oggetti che noi abbiamo in vetrina che sanno veramente di antico e che rimandano ad antico. Siamo con Paolo Tomezzoli del negozio di Milano. Il pubblico femminile come si pone nei confronti del francobollo e della moneta? Avete delle visite magari fatte per il regalo oppure ci sono collezioniste donne? Beh, insomma tocchiamo un tasto dolente nel senso che sicuramente il collezionismo filatelico ma anche quello numismatico non è sicuramente un tipo di, di passione al femminile eh? o meglio non lo è mai stata. In questi ultimi anni c'è un po' un cambiamento, è cambiata un po' la tendenza, ci sono molte signore eh, o signorine, giovani mogli, fidanzate che diciamo si recano da noi perché hanno bisogno o vogliono fare un regalo al proprio fidanzato o marito amico fratello però è anche vero che eh, notiamo che ci sono sempre più eh, signore sempre più donne che sono proprio interessate all'oggetto stesso e quindi interessate a, um, a collezionarlo a comprarlo proprio per il piacere di possederlo e di custodirlo Abbiamo appunto molte professioniste, molte signore che, che magari sono anche più appassionate dei mariti e ci troviamo quindi nella, nella posizione opposta. No? Di solito eh, sono sempre stati i mariti a dover fare in qualche modo ehm, diciamo, accettare la propria passione collezionistica e quindi questi acquisti alle mogli. Invece eh, troviamo anche ultimamente pochi casi, ma ci sono al contrario e ci auguriamo che crescano sempre di più. Molte volte si immagina il collezionista come una figura um, agée, una persona che insomma, si, si dedica ai francobolli e alle monete, ma di una certa età, perché è una cosa che avviene solo in certi momenti della vita. In realtà, eh, Walter, mi dicevi prima eh, nel nostro incontro che ci sono anche giovani che si affacciano a questo mondo. Sì, ci sono, per fortuna ci sono, eh, ci capitano dai, eh, dai piccolini che entrano magari accompagnati dal nonno che hanno coltivato negli anni questa, questa passione e, e iniziano magari con appunto, qualche regalino che il nonno fa a loro, e che possono essere dei francobolli tematici o comunque questi bei libretti che noi abbiamo, per esempio i cronisti della storia. Ovviamente, il loro intento è quello di farli appassionare alla storia attraverso questo testimone importantissimo che è il, il francobollo. E poi invece il ventenne o il trentenne che ha riscoperto una, una vecchia collezione che non sapeva neanche di avere, e noi di telefonate di questo tipo, del classico ritrovamento magari nella soffitta o nella seconda casa dove il nonno aveva costruito con, con gelosa cura magari degli album, eh, vengono spinti appunto dal piacere di proseguire questa, questa collezione e poi eh, quindi. E chiaramente si rivolgono a noi per, per acquisti o suggerimenti per come sviluppare meglio il, il loro percorso collezionistico. Se si entra in questo negozio per scegliere un regalo eh, o anche un regalo non molto impegnativo come denaro, Bolaffi Milano sa certamente offrirlo, immagino. Ah beh, sicuramente sì, abbiamo proposte abbiamo per tutte le tasche, per tutte le fasce di prezzo, quindi diciamo per tutte le tipologie di regalo. Abbiamo una, una rosa di offerte che può rispondere a questa esigenza come all'esigenza eh, dei nonni o dei genitori che vogliono invece iniziare ad acquistare per il proprio figlio o nipote delle, degli oggetti importanti che siano francobolli o monete e, e così da costruire nel tempo. Un piccolo tesoretto, una collezione che poi eh, il, il figlio o nipote si possa ritrovare un domani, un piccolo capitale, insomma. Regalare un qualche cosa che arriva da lontano nel tempo e con l'idea di essere tramandato credo che sia un messaggio veramente, veramente forte eh, e quindi ci capita assolutamente sempre di più di, ehm, di vendere delle belle monete antiche così come anche un bel francobollo antico proprio perché eh, c'è l'idea di trasmettere qualcosa di, di valore che è... Un valore ehm, che porta con sé veramente un patrimonio culturale e storico veramente importante. Nell'aspetto filaterico e numismatico, cosa suggeriresti? Mi sento di suggerire veramente molto nell'ambito filatelico i francobolli delle colonie italiane, ehm, perché sono dei francobolli, innanzitutto con un fascino esotico che probabilmente nessun altro capitolo della filatelia italiana può avere, eh, e sono anche dei francobolli che stanno veramente ormai diventando molto difficili da reperire sul mercato. Allora partirei dai francobolli, e io suggerirei sicuramente gli antichi stati italiani, per un semplice fatto perché rappresentano comunque un po' la preistoria di, di, di quella che è appunto l'invenzione del francobollo, quindi la storia postale. Per quanto riguarda la numismatica, sicuramente c'è un prodotto che a me piace particolarmente proporre, che quindi suggerisco ai nostri clienti e che è questo bellissimo cofanetto di quattro icone del Rinascimento e del Medioevo, che sono queste quattro monete d'oro, che sono lo zecchino, il fiorino, il genovino e la doppia di Milano. Quindi quattro monete di quattro aree italiane differenti eh, che hanno fatto veramente la storia. Io sono assolutamente un amante delle monete antiche, ehm, amo molto le monete romane, quelle dell'impero romano, ma anche le monete greche che diciamo per tradizione sono considerate le più belle in assoluto. Sicuramente si tratta di oggetti che hanno un respiro internazionale, molti clienti stranieri che vengono alla Bolaffi per lo più chiedono comunque eh, proprio questo tipo di monetazione, un po' perché Roma... Antica, Roma imperiale, è un po' nell'immaginario collettivo e non c'è nessuno che non conosca o non sappia no? del nostro passato glorioso, e un po' anche proprio perché sono oggetti che hanno proprio una valenza antiquariale molto importante, non ci dimentichiamo che li possiamo trovare in musei eh, importantissimi, il British Museum ha una bellissima sezione numismatica dove ci sono molti aurei romani. Eh, quindi, io la consiglierei, consiglio questa vivamente. Negozio Bolla Milano ha una posizione splendida in pieno centro, eh, Walter come chi giunge da fuori può raggiungervi? Sì, noi siamo proprio nel cuore di Milano, due passi da Piazza del Duomo e da Piazza della Scala. Eh, come sapete il centro di Milano è sempre molto ben collegato con i mezzi, quindi se venite in metropolitana sulla la fermata Monte Napoleone Perfetta sono veramente due passi, così come anche la, la fermata di Piazza del Duomo, eh, con una passeggiata, una bella passeggiata di 5 minuti, eh, ci raggiungete qua in via Manzoni 7. Eh, se invece preferite muovervi in auto, vi consiglio il parcheggio di di Piazza Meda che è qui veramente a due minuti a piedi. Eh, se invece state passeggiando nel centro perché siamo vicino alle vie più famose dello shopping milanese, ci raggiungete comodamente a piedi e a, qui di fronte proprio al Museo paul di Pezzoli noi siamo presenti e pronti ad accogliervi. Quindi sia cultura che shopping cosa c'è di meglio che venire qui in Volafi Milano? Grazie Walter. Il negozio è punto di riferimento per gli appassionati collezionisti, ma anche per chi vuole scegliere un dono che si mantenga inalterato nel suo significato. Accolti dal consueto stile Bolaffi del suo personale, un mix di professionalità e cortesia, potrete conoscere le grandi potenzialità che questo collezionismo offre e scoprire l'opportunità di scelte che sono il valore del tempo nel tempo. Polaffi dal 1890, per noi la storia è un oggetto da collezione, non mancate. Ebbene signori, allora non mancate, ci siamo, grazie intanto per le richieste. Andiamo subito, virata al volo, eh, su, eh, sulle vostre richieste. Intravisto ieri, abbiamo qualche disponibilità perché abbiamo, beh, rifornito insomma. Eh, non esageriamo in quanto abbiamo qualche possibilità, ma non si tratta di aver rifornito l'intero cavolo di Marenghi. Eh, allora andiamo subito nel vivo di una eh, richiesta appena giunta, eh, sono esattamente quell'espositore, adesso comparirà davanti a voi composto da tre monete, l'avete intravisto nella se eravate già all'ascolto della nostra carellata, sono monete gettonatissime, attenzione hanno eh, i due marenghi quelli a sinistra, hanno entrambi lo stesso titolo d'oro 900 millesimi, hanno la stessa dimensione Uh, chiaramente i 21 mm e hanno lo stesso peso cioè 6,45 di grammatura queste sono le caratteristiche del marengo allora li leggiamo insieme tutti e tre andando a mostrare prima la coppia dei due marenghi che rappresentano Vittorio Emanuele II re eh, d'Italia ma prima anche re di Sardegna ecco li stiamo esaltando li abbiamo un attimo messo sotto migliore luce, sono qui presenti fisicamente con noi. Allora, il collo lungo Regno di Sardegna è il Marengo che vediamo a sinistra del teleschermo, il collo corto, Vittorio Manuel II, è diventato ormai Re d'Italia, dopo il 1861 chiaramente, ed è il Marengo, il primo Marengo dell'Unità d'Italia. Li abbiamo chiamati e li andiamo a definire i Marenghi dell'Unità d'Italia, sono le due monete, i due Marenghi d'Oro, a 1230 euro ed è la proposta numero 25. L'effigio, la, eh, la fisionomia del re ha anche un leggero cambiamento eh, perché, lo vediamo, eh, è come se il tempo fosse passato e effettivamente è così, è passato e quindi nella rappresentazione della moneta c'è anche quel tempo trascorso, quel ritratto fedele, quel profilo fedele eh, del re... Galantuomo, come lo chiamavano, ed del è padre della, della patria. Il rovescio delle monete che vediamo in questi due marenghi sono eh, attenzione, perché daremo un dono importante assieme al nostro pubblico, forse già lo conosce, ma Benvenga perché anche oggi andiamo a dare questo dono importante. Il rovescio delle monete ci portano allora su una base che ha la sua forza, la sua struttura, che è quella dello scudo sabaudo. Incorniciato dal collare dell'annunziata e dove troviamo peraltro anche un ulteriore fregio, eh, anzi la corona di quercia da loro che accompagna questo scudo incoronato. Vediamo il valore l'ire 20 in basso nel giro della moneta, rappresentato, scritto, inciso su entrambi, ma troviamo anche la scritta nel giro della moneta in latino. Per il Regno di Sardegna e in italiano, Regno d'Italia, per ovviamente eh, il, eh, quella sotto, dopo il 1861. Due caratteristiche per lo stesso incisore che però marcano appunto queste differenze. Le proponiamo assieme a 1230 euro e insieme a questi 1230 euro vi diamo perché poi tanto ce lo chiedete perché eh, ancora. Eh, Ancora, io dico per oggi, poi eh, tutto da vedere. È curiosa questa immagine un po' piccantina che il nostro Enrico ha mandato. Siamo ancora. Non era la regina quella, vero? Siamo ancora in fascia protetta, Enrico, eh? quindi attenzione. Era la bella Rosin? Allora, basta là, allora. Allora signori, vediamo un po' il regalo, la storia del Marengo che andremo a vedere, eccolo qua, lo diamo in dono. Signori, signori, bolaffi, sentite il sole 24 ore, sentite le trasmissioni radiofoniche sole 24 ore, sentirete parlare dei Marenghi, sentirete parlare dell'importanza delle monete dell'impero romano. Eh, ecco, qui signori non siamo secondi a nessuno, anzi. Vorremmo dire non abbiamo nulla da imparare a nessuno, ma sembra una fase un po' troppo pretenziosa. Allora, le andiamo a vedere, questo è il volume dei marenghi, lo so, prima di tutto vi faccio vedere questo, che è lo scrigno dove potrete conservare i due marenghi all'interno, ve lo diamo in dono ed è una nostra esclusiva, è una nostra esclusiva, signori. Mm? Quindi eh, lo eh, voltiamo e andiamo ad aprire con magneti, quindi non c'è bisogno di svitare nulla, andiamo ad aprire con magneti questa eh, superficie in plexi, andiamo ad aprire eh, il, la capsula che all'interno ospita e può ospitare il marengo, va bene? Quindi li mettiamo all'interno ed ecco che è presto fatto. Eh, quelle due monete a 1230 euro, quelle due monete d'oro, quel bellissimo regalo da farsi. Troverà spazio in questo scrigno, lo scrigno verrà riposto qui dove voi vorrete nella vostra cassetta di sicurezza perché la misura minima di cassetta di sicurezza fa entrare comunque questo scrigno, il bleu bolaffi che è della tradizione, il... Marengo di Marengo, il più importante di tutti, che va eh, inserito all'interno. Qui ci sono ovviamente la cartellina per, per poter mettere i certificati, e qui abbiamo il volume Marengo, ecco qua, nella storia d'Italia. La narrazione di quello che sarà la battaglia di Spinta Marengo dove Napoleone vince, batte gli austriaci e diventa di lì a pochissimo si incoronare d'Italia. Da quel momento Repubblica Subalpina 1801-1802, Cogna, il primo Marengo di Marengo, il più importante di tutti, sì. assolutamente perché è il primo: 20 franchi ma Marengo di Marengo. Ora queste due monete entrano di diritto, eh, le andiamo nuovamente a vedere. E vi mostro accanto, però, un mezzo marengo, perché questi sono i 20 lire di Vittorio Emanuele II, vi faccio vedere i 10 lire di Vittorio Emanuele II, quello sempre dell'unità d'Italia. Qual è, tra l'altro, la differenza su queste due monete che stiamo vedendo? Il famoso collo corto e collo lungo. Eh? Quindi non solo una più giovane età di quella del Regno di Sardegna, ma una un collo è, eh, se vogliamo, più normale, è più, 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 un po' più basso proprio come altezza. Vediamo infatti il 10 lire, quello di destra, che è un collo corto, è un 10 lire che è stato emesso dopo l'Unità eh, d'Italia, questo è il 1863 ad esempio, e questo 10 lire da solo può essere abbinato a un precedente. Ad esempio possiamo abbinare il 10 lire con lo corto e il 20 lire con lo corto. Eccoli qua abbinati. Da questo abbinamento, signori, troviamo la possibilità, lo chiamiamo gli ori di Vittorio Mone II, 950 euro. Proposta numero 27, anche in questo caso, sì, Cristina. La signora Claudia te ha chiamato prima. Per la richiesta, sì. Benissimo, 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 col volume, molto bene. Grazie alla signora che aveva fatto richiesta. Claudia, benissimo, grazie. Allora, per i due, gentile signora Claudia, mi fa immenso piacere. Eh, adesso continuiamo a vederli però, perché stavamo vedendo i due, il 10 lire e il 20 lire. Li abbiamo chiamati gli ori di Vittorio Manuele II a 950 euro è la proposta numero 27 giusto ricordare prezzo speciale tv giusto ricordarlo è una possibilità che offriamo poi fate voi gli abbinamenti che preferite ma questo 10 lire eh, vi do anche l'indicazione del prezzo da solo 440 euro per chi dice ma io gli altri due marenghi li ho, li ho scelti, li ho appena scelti adesso Voglio anche questo, 440 euro se desiderate da solo, il 10 lire, la moneta d'oro dopo l'unità, il collo corto, e ovviamente lo specifichiamo. Anche in caso di questo abbinamento, ecco qua, guarda, guarda che bei cani che aveva... eh! È un labrador, è un labrador quello? No, è Pensate, eh? e vedete cane il nostro cane da caccia, certo. La riporto eh? riportava tutti questo. Allora, eh, grazie. Ecco qui, diamo in dono anche in questo caso. Il grande album dedicato al Marengo, il grande volume, Lo Scrigno porta in dote tutto questo, allora, signori. Le persone che hanno detto, finora, ma io vorrei entrare sulle monete dell'Unità d'Italia, mi piacerebbe, io vorrei scegliere delle monete in investire sovranità. Allora, il mondo romano, benissimo, vi saremo accanto, vi, vi consiglieremo se vorrete questo consiglio. Il mondo delle monetazioni d'oro ottocentesche, ma non così a caso, non a caso, il Marengo. Questo perché... Devo anche dire che sulla qualità Bolaffia corsia preferenziale nella capacità di scelta. Quindi suggerimento che non esclude il doppio Marengo, cioè il 40 lire, o il mezzo Marengo, come generalmente si chiama, i 10 lire, che poi è un termine certamente più corretto. Quindi anche questo, valutino questa possibilità. Attenzione un'avvertenza: quello scrigno che avete visto. Eh, ha solo la possibilità di inserire i Marenghi il 10 lire e misura più contenuta lo potete tenere come noi vi offriremo magari in un cofanetto eh? quindi avrete modo di comunque di tenerlo legato alla collezione non esattamente lo scrigno questo eh, lo voglio proprio ricordare poi eh, ancora, sì, ancora vediamole No, poi la possibilità, attenzione, di chiamata singola esiste, però io ho bisogno, per potervi offrire questo, almeno di due monete. Eh? Questo va in dote, va in regalo, con la scelta di due Marenghi faccio un'eccezione oggi di un Marengo e di un 10 lire. Ah, ma allora siete rientrati tutti! Ah, ma... Attenzione ai decibel, Enrico! Abbassami i decibel, allora siete rientrati tutti, eh? Eh, ci credo quando ci sono i marenghi. Puoi rialzarmi i decibel perché non strillo, non strillo più. Eh, guarda, che è una, è, una è, è bellissimo. Mi fai vedere la collezione completa di tutti eh, di tutti cioè chi chi sceglie i marenghi d'Italia? Guardate, guardate, questo è un progetto. Eh, signori questo è un progetto che vorremmo definire di investimento non impossibile, non impossibile, lo vedete c'è l'Umberto, c'è il Collo Corto, c'è il Collo Lungo, c'è il Murat, adesso ve ne farò vedere altri signori, pagateli un po' per volta. Benissimo, allora 950, molto bene, abbiamo, attenzione, vi dirò io quando vi diremo noi, vi dirà il nostro certificato cioè, quando non c'è eh, più possibilità, eh, benissimo, eh, e non, quindi siamo al momento, chiaro non posso garantire lo stesso anno, magari che state vedendo, la qualità è la stessa, certificati ovviamente tutti, eh, la moneta 10 lire posso offrirla, ma quando ci muoviamo anche sui mercati internazionali e da buoni eh, i nostri buyer così chiamati acquisiscono magari alcune monete, eh, può capitare che si abbia un monte eh, di possibilità, monte, quasi un monte premio, di possibilità su alcune monete, ad esempio da 10 lire. Non è un monte, eh, significa qualche disponibilità, una eh, disponibilità che può accontentare in questo momento alcune persone. Poi ci sarà il silenzio, l'attesa altri momenti di attesa quando non saranno disponibili. E intanto adesso si facciano veramente come state facendo adesso, si diano modo di apprezzare, di scegliere questi marenghi. Più di uno, nulla di male, nulla di male. Vi invitiamo, io direi, ma guardate, non scegliere solo, scegliete ad esempio questa possibilità. Perché? Perché avere i cofanetti, avere gli scrigni, avere oltretutto il modo giusto per poterli conservare, leggerne la storia e scoprire anche le quantità, quanti sono stati emessi sul fondo di questo volume che vi diamo in dono, che è in dote vorrei dire, sulle monete d'oro, veramente scoprirete quello che è un valore antiquariale. Allora, signor sì. Vittorio, si, sì. grazie. Quindi allora, ah benissimo, ecco, bellissima scelta da Cosenza, un saluto a Cosenza. Allora, sono Cristina è al telefono quindi è impegnatissima. Riepilogo, qual è la scelta? Allora, un 9,50 per il 10 e il 20, quindi gli ori Vittorio Emanuele, e un collo lungo significa: si può aggiungere, sono eh, 715 euro si può aggiungere anche l'altro marengo. Quindi li vediamo tutti e tre, dovremmo avere un'immagine proprio di repertorio su tutti e tre. Allora io spingo molto signori perché in questo momento li abbiamo disponibili. Ad esempio il collo corto eh, non era disponibile da settimane. Eh, non era disponibile a settimane quindi chiaramente sulla scelta delle tre monete diamo un cofanetto, eh, ovviamente questo sì eccole qua, la scelta di tutte e tre cosa ha fatto? Quale abbinamento ha fatto il gentile, sono adorato Vittorio da Cosenza? Ha scelto le due monete di destra a 9,50 e poi ha aggiunto il collo lungo il prezzo singolo il collo lungo è 7,15 e ha fatto quindi un tris vincente eh. un tris vincente ha fatto eh, e questo eh, lo invito assolutamente, invito assolutamente a poter considerare questa possibilità. Allora, andiamo a vedere altri marenghi, mentre eh, sfoglio un attimo, ovviamente nella descrizione del mondo del marengo ci sono anche delle monete che vanno a intercalare il marengo, vanno a rappresentare comunque dei significati che sostengono vicendevolmente l'importanza del marengo. Eh, vedete capitoli e capitoli proprio dedicati al Marengo. Murà? adesso lo andiamo a vedere. Allora, ritorniamo al nostro espositore. Ci sono due Marenghi che sono imperdibili. Allora, mi fai vedere nell'insieme, ecco, guarda, tutte queste, tutte le monete d'oro nell'insieme, tutte. Compre eccoli qua, vedete? Allora, cosa abbiamo fatto finora? Perché dice, sì, vedete, voi vedete comparire un'immagine, ma. Eh, dice, vabbè, sarà un'immagine repertorio, sarà un'immagine di no, invece no, non è così. Non è così. Abbiamo le monete qua presenti, è chiaro che un attimo le andiamo a centrare meglio sotto apposito telecamera. Vi ho mostrato queste tre: il collo corto 10 lire, il collo corto 20 lire e il collo lungo 20 lire, eh, poi la zoomata che fa la nostra regia serve a vederle meglio, però sono qua fisicamente presenti. Adesso andiamo a vedere, nell'ordine ve le voglio descrivere, perché potreste anche richiederle. Qui, da questa distanza, o se vuole zoomare leggermente il nostro Alberto, abbiamo due marenghi delle cinque giornate di, di Milano. Uno è il doppio marengo, il 40 lire, e l'altro il 20 lire. Poi attenzione, per il Regno delle Due Sicilie, o, anzi eh, si parla proprio di Napoli. Perché fu viceré addirittura, Gioacchino Murat, bellissimo Marengo, emesso soltanto in un anno. Poi abbiamo, sposto leggermente, abbiamo Napoleone Bonaparte con due monete d'oro: una è ehm, la ehm, République. Ehm, scusate, Ampereure. una chiaramente è imperatore di Francia, Ampereur Napoleone, 20 franchi francese, Marengo di Francia, diciamo così, Marengo di Napoleone. E l'altro invece abbiamo Napoleone Imperatore Re, questo senza testa laureata, zecca di Milano, che è il 20 lire, 1809. Vedete l'anno: per eh, il ovviamente per quello che è il Regno d'Italia, Napoleone d'Oro. È eh, il Napoleone d'Oro così chiamato. Andiamo ancora accanto, le vediamo, poi avremo la focale maggiore. Questo esempio, la luce va un pochino in, però abbiamo il 40 franchi di Napoleone, il doppio Marengo, quello di destra, e con un 60% di qualità il capolavoro del Marengo di Marenco. Perché Marenco? Non è una, eh, non è una guarda un lapsus. L'Italie Delivré a Marenco. Marengo si chiamava anche, era una, probabilmente una un apprezzamento dialettale, ma viene chiamata marenco e come tale sui marenghi troviamo questa indicazione. La moneta di sinistra è la più importante beh, in assoluto, ha un 60% di qualità e sempre caratteristiche analoghe agli altri marenghi a un millimetro in più di dimensione. La proposta che possiamo ricevere con un'unica chiamata, unica chiamata per il Marengo Repubblica Subalpina e non vedrete, non leggerete Francia ma Repubblica Subalpina 20 Franchi 1802, quindi l'anno 10 dalla rivoluzione, l'An Dis, lo vedremo poi anche sul rovescio, questa indicazione. 60% di qualità. 7.680 euro, 7.680 euro, numero 20, ma numero 1 è eh, al punto che è rappresentato e definito e soggetto principe anche delle nostre pubblicazioni. La testa Elmata e laureata di un'antica divinità, ma... Potrebbe essere addirittura la figura muliebre come la rivoluzione francese, gli americani chiamerebbero la Lady Liberty. Noi amiamo eh, paragonarla alla Minerva. Ma questo soggetto è soggetto principe. E allora, quando ci sono queste scelte, le vediamo chiaramente. Ecco, questo è l'unico caso dove avrete il cofanetto su misura per il Marengo, lo scrigno su misura per il Marengo, per una moneta da 22 mm, e avrete. Per una unica moneta anche il regalo e ci mancherebbe. Eh? E ci mancherebbe. Vediamolo. Guarda, mi fai un gioco? Fammi un gioco, ti prego. Aspetta, Enrico, ti do il tempo. Ma un gioco serio. Di Trasposizioni, compaio e scompaio, la moneta c'è, non scompare. Ma se abbiamo scelto la testa elmata e laureata di questa figura muliebre, eh, questa qui esattamente, che vi faccio vedere, bravo, confrontiamole. Ma ci sarà un perché? Ma ci sarà un perché, signori? Guarda questa moneta. Attenzione, qui vedete indicato l'An Neuf, è il nono anno. L'An Dis e l'altra, una 1801 e l'altra 1802 come missione. La zecca sarà quella non di, Paris, non di Parigi, ma di Torino. Ma di Torino, signori! Grazie, da solo quindi a 440 euro. Allora Luciano, grazie. Possiamo, no vabbè, non Possiamo, Enrico, far vedere un attimo da sola che numero ha il 10 lire da solo? 26? Perfetto, numero 26, così compare un attimo. non ci fanno i prezzi, li, li, li creiamo? No. Eh, lo facciamo vedere. Facciamo vedere il numero 26 perché da solo il 26 ha eh, questo, questo prezzo di 440 euro. Eh, compare, quindi già, già in memoria della nostra regia, per voi 10 lire. Ci cioè, basta 10 lire, 440? Guardate che nel cambio. Eh, non voglio dire che allora lo stesso esattamente valore, però eh, nel cambio del temporale eh, ci guadagna chi la sceglie oggi, ci guadagna chi la sceglie ancora, ci guadagna chi la sceglie oggi. Torniamo a vedere il nostro eh, decreto del, dedicato proprio a questa moneta: perché vi fu il decreto proprio della Repubblica Subalpina. Eh, perché erano le prime missioni secondo lo standard del sistema decimale. Il 22 ventoso, ventoso allora era marzo, no? Il 22 ventoso, anno nono, era il 13 marzo 1801, quando il decreto ammise e permise questa coniazione. Attenzione! In Francia, solo nell'undicesimo della rivoluzione, quindi nel 1804, si andarono a affiancare monete d'oro del sistema decimale a quelle d'argento che circolavano già dal 1796. Quindi è un po' laterale, me la inquadri meglio magari il Marengo? Ah, la scritta, sì, però con un paio di pa in parte. Eh, va bene, va benissimo. Dai, va benissimo. Se vuoi scendere anche un po' perché non si vede la colonna di Emo, fate voi. Fate voi che sapete, dedicatevi voi che sapete all'importanza di questa visione. Ecco, dai, così vediamo almeno tutta la pubblicazione. Di ciò che è possibile. Ti prego, togliamo il 26 perché questa moneta non costa 440 euro. Eh, ma eh, ha un prezzo un po' diverso. In quanto il Marengo di Marengo, ricordiamolo e la numero 20 7680 euro andiamo a vedere le due monete di Napoleone signori certamente andiamo insieme a vedere le due monete di Napoleone che sono nell'ordine le vediamo insieme e anche qui abbiamo una proposta di insieme anche in questo caso il volume lo scrigno eh, è offerto eh, anche in questo caso quindi abbiamo la bella chance di potervi offrire questa eh, proposta e siamo nell'indicazione per entrambi attenzione li chiamiamo eh, li vogliamo chiamare eh, con un prezzo speciale, od del 5 maggio, perché maggio è passato da poco e Manzoni eh, l'ha eh, dedicato proprio a lui, a 1900 euro la proposta numero 19, quella che permette di offrire tutte e due le monete, tutti e due i marenghi, chiaramente non è il marengo di marengo, anche perché avete visto il marengo di marengo non rappresenta il volto di Napoleone. Eh, viene offerto in questa, eh, con questa possibilità, ma viene offerta anche la possibilità di scelta singola, volentieri. Per il Regno d'Italia è la moneta di destra e per il Regno d'Italia la richiesta è di 1025 euro. Per l'impero francese la moneta è quella di sinistra e i 20 franchi di Napoleone vengono offerti a 945 euro. Una piccola, una piccola limatura per arrivare a cifra tonda: se scegliete entrambi, 1900 euro. E se scegliete entrambi, anche il famoso volume, il famoso album, che eh, è libro e scrigno, come più volte detto, che accompagna tale proposta. Ancora avanti, allora. Murat, certamente, Gioacchino Murat nella... Ecco qua, abbiamo gesti importanti eh, nelle battaglie dedicate a Napoleone. Un solo anno. Per il Regno delle Due Sicilie e Napoli e il Regno delle Sicilie, perché in realtà eh, possiamo veramente identificarlo eh, con, con, questa, con questa importanza legata a una forte, eh, una forte tradizione storica eh, nel nostro sud Italia, solo una parte ovviamente del nostro Sud Italia, altre erano divise no? in, altri, in altri stati. Ma con Gioacchino Murat del 1813, 40% di qualità, la proposta numero 32. Anche qui una forte documentazione. Unico anno di emissione, un intero capitolo a lui dedicato. Un intero capitolo a lui dedicato per il 1913. Andiamo a vedere per il Regno delle Due Sicilie questa. Importante realtà dove la fisionomica, di Gioacchino Murat, che verrà poi ucciso, fucilato. Quando eh, cercherà di nuovo di sbarcare contando su una sommossa popolare, ma così non sarà, e rimarrà un po' eh, nelle sue valutazioni. quindi... Eh, purtroppo valutazioni che lo porteranno alla morte o forse mal consigliato non ci sarà nessun sollevamento diciamo popolare Gioacchino Murat verrà appunto fucilato e rimane l'importanza nel tempo di questa moneta eh, che lo rende in un certo senso non vogliamo dire eternamente giovane, ma sicuramente coi tempi lunghissimi di una moneta d'oro che sa conservarsi veramente nei secoli dei secoli. Scusate, sembra una, una frase un po' tolta da, da una certa liturgia, ma questa è la realtà e la forza dell'oro. Viene consegnato così ai posteri questa, questo bel Marengo, unico Marengo di Gioacchino Murat. E attenzione, unico Marengo di Gioacchino Murat, regno delle sue Sicilie. 3600 euro. La richiesta, la proposta numero 32, che andremo tra breve proprio a indicarvi del rosso bianco. Ovviamente mh, lasciamo spazio al decreto che è la normativa che eh, cautela anche il nostro, il nostro pubblico. Regno delle Due Sicilie. Eh, vedete, proprio indicato il valore espresso 20 lire una monetazione. Attenzione, è un'aumento in apparenza semplice, ma se noi prendiamo il rovescio, non so se puoi farlo Enrico, del marengo di Marengo, il rovescio e lo confrontiamo, troveremo delle forti analogie, anche perché è bellissima la storia di Gioacchino Murà, è straordinaria. Allora, 3600 euro e la richiesta numero 32. Vedete delle similitudini? Ora, attenzione, uno è rappresentato meglio sulla sinistra, lo vediamo. Loro spicca meglio sulla destra, abbiamo una luce molto chiara. Quindi, lo notate: serve di più per apprezzare la forma che non la sostanza dell'oro. Eh, però questo eh, dobbiamo trovare il giusto compromesso per farvi apprezzarmi sulla sinistra sembra dice ma come il Marengo, il Marengo guarda si vede molto di più che oro fermo restando come la mia, visibilità del mio monitor però eh, l'importante se io spostassi anche il Marengo anzi facciamo proprio un confronto sui rovesci alla stessa considerazione se no viene un po' zoppa la cosa allora puoi darmi un fermo sì? Benissimo, grazie. Vi faccio vedere. Eccoli, eh, eccoli. Allora tengano presente un millimetro in più, sempre un millimetro in più per quanto concerne il Marengo di Marengo. Quindi quella leggera dimensione che vedete è reale: 22 mm anziché i 21 mm del eh, Gioacchino Murat. Eh, una coppia eccezionale da scegliere, questa. Eccezionale da scegliere mentre persistono e continuano le differenti richieste ancora sul mondo eh, del, 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 del Vittorio Madere II mi fa piacere, ma vorrei anche portarvi un attimo a valutare, visto che si parla di Napoleone, un'altra eh, chance e cioè, signori, un cofanetto che ho qui. Un cofanetto che ho qua disponibile, solo un, volevo solo darvi un'informazione. Il marengo di Giachino Murat è stato tirato a 42.756 esemplari nel 1813, cioè 200 e 3 anni. 204, 204 anni fa, cioè nel 1813, 204 anni fa, ne sono stati tirati in un solo anno, unico anno perché vi ho detto Napoli perché è zecca di Napoli. 42.756. Ma quanti saranno stati fusi? Quanti saranno andati persi? Quanti nelle due guerre mondiali? E mettiamoci pure la guerra di, di, di Unità d'Italia, quanti saranno o portati anche all'estero, quanti saranno oggi disponibili? Ecco perché alle persone che chiedono, guardate, e che ce lo chiedono, un investimento un pochino più cospicuo, una fascia di prezzo un pochino più, dice, voglio destinare, magari li pago un po' nel tempo, faccio qualche sacrificio o non lo faccio, andare a scegliere e scegliere tutti e due. A poco più di 10.000 euro, signori, scegliere tutte e due, le rivediamo insieme ancora un attimo, perché non è assolutamente fuori luogo, non è assolutamente sbagliato poter proporre entrambe queste scelte. Sì, ok. Poco più di 11.000. Eh? Ho detto poco più di 10. 11.280: tutte e due su queste importanti qualità, ma due rarità uniche, incredibili, importanti, importanti, ma con la I maiuscola. Poi, se uno deve eh, arrivare in televisione e fare una sciarada di. Eh, sduoghi comuni di superlativi di aggettivi esagerati ma non ha, senso, non ha senso a proposito di Napoleone andiamo a gustarci oltretutto questa collezione perché attenzione con Napoleone la monetazione italiana di Napoleone eccola qui quindi se scegliete uno dei marenghi di Napoleone entra già qua dentro volendo vi permette di leggere e studiare la grandezza anche monetaria, il sistema decimale che abbiamo detto, anche i suoi nemici, e dopo che lui sarà sconfitto, addirittura morto, ma il sistema decimale nella monetazione nessuno lo cambierà più, nemmeno i suoi non so, i rivali rivalissimi inglesi. Allora, vedete il 20 lire Marengo e il 40 lire di Napoleone. Tra le monete italiane. Però troviamo anche soldi, centesimi, rame, argento. Allora, questa collezione che abbiamo all'interno, con le diverse monetazioni di Napoleone, parte da una proposta iniziale composta dal cofanetto e da due monete. Ma io posso fare una cosa, signori, lo so che adesso vi sto indicando poco e dobbiamo vederle una per una. Tolgo le due monete d'oro di Napoleone, sono importanti perché abbiamo lo scudo d'argento, abbiamo modo di vederle... No, facciamo vedere così anche perché vi darò un prezzo che è il prezzo di 2180 euro. 2.180 euro per queste monete di Napoleone che attendono soltanto di essere scelte e viste è chiaro, non, sto, eh, non so se Enrico può aiutarmi ma eh, non so se è disponibile le varie ci sono due monete d'oro quindi Dovremmo idealmente escludere. Vediamo cos'hai come immagine che prima abbiamo registrato Enrico, non abbiamo avuto tempo di guardarla insieme. Eccole qua. Allora, nulla di male. Allora, escludiamo le due monete d'oro, le altre. Me le, fai, me le passi tutte in dettaglio se ce l'hai ancora disponibile. Eccole qua. Quindi io vado a elencare in modo... Sono i 5 soldi d'argento, i 3 centesimi in rami. Mi escludi ovviamente quelle d'oro, le altre le possiamo far vedere tutto? Hai ragione, scusami. Hai ragione, eh, 2000, I'm sorry, hai ragione, scusami, fammi vedere Cristina, 2824, scusate. Senza base, ori, sì. C'è una base più le altre. Esatto. Quindi 2.824, tutte quelle che vi ho mostrato senza gli ori, tutte queste che vi sto vedendo perché non avevo aggiunto io come conteggio gli importanti 15 soldi, eh, la lira, non avevo aggiunto quelle in argento, 2 lire e le 5 lire, è vero. Quindi 2.824, li stiamo vedendo e l'importanza, corona ferrea, Dio me l'ha data, guai a chi la tocca. E sul rovescio, anzi sul dritto della moneta, troviamo o il valore espresso o il volto di Napoleone, 10 monete. Le due monete d'oro sono il 20 e il 40 che hanno, eh, che hanno un prezzo ovviamente sé, che vi abbiamo potuto indicare esattamente in precedenza. Eccole, due lire, vedete 5 lire. Attenzione: il 5 lire. È lo scudo d'argento di Napoleone. Il 5 lire, da solo a 345 euro. E del 1800. Questa attenzione, eh, qui mi stai facendo vedere però il due lire. Adesso è del 1812, il 5 lire. Ecco, teniamolo in questo, in questo caso, poi attenzione, no? dipende anche dall'anno della monetazione, cioè della moneta che è stata emessa per alcuni anni, quindi ehm, può avere in realtà il 5 lire, lo scudo di 5 scusami, probabilmente mi hai mostrato il 1811 che è comunque uno scudo, certo, certamente, certamente. Bene, da sola il 5 lire, lo scudo di Napoleone, 345 euro. Torniamo precipitosamente. Mamma mia, abbiamo veramente tempo, Fugit. È eh? tempo, è Fugit. Allora. Suggerimento sul cofanetto: lo posso anche capire che ci voglia forse un attimo di tempo per poter. Le chiamate che stanno giungendo sono di delucidazioni, ma vuole essere un presupposto per parlarne assolutamente con il nostro centralino. Poi eh, andiamo in ordine su richieste. Allora, qui davanti a me è un cofanetto: abbiamo delle proposte legate alla monetazione greca antica, quindi sono dei bronzi della Grecia antica. Prima ve lo apro, anche per lui devo fare un riferimento a un'immagine che abbiamo mostrato, presentato in precedenza, cioè un'immagine che abbiamo girato in precedenza perché sono all'interno di queste capsule le divinità del mondo greco, le abbiamo in precedenza poste su piloncini con le sue capsule e senza le sue capsule, quindi abbiamo tolto le diverse capsule e sono nell'ordine

225 euro ciascuno. E beh, facciamo proprio questi conti un pochino eh, centrati cioè anche a singola moneta, quarto secolo avanti Cristo. Quarto secolo avanti Cristo, signori. Pazzesco. 1350 euro io voglio fare un'altra follia Enrico mi prepari una scritta esclusiva tv prezzo speciale non mettere ancora me la intitolerai eh? io vedo qua un numero libero il numero 3 i bronzi della civiltà greco-romana eh? Me li puoi intitolare i bronzi della civiltà greco-romana? Voglio mettere insieme 18 monete, ti lascerò il tempo per scriverlo. Sono in bronzo. Avrò una sola chiamata perché, eh, mi dirai tu quando sei pronto, ti aggiungo io il prezzo. Eh? Ti aggiungo io il prezzo. Poi fate i vostri conti, signori. Una sola chiamata. Allora. Questi, questi sei bronzi, i dodici bronzi della monetazione, eh, della monetazione romana. Adesso ve li metto in questo modo: lo so che non è così visibile. I dodici bronzi, i due album. Avete 18 monete, signori, avete 18 monete e la proposta, mettiamo 1900 euro. 1900 euro per. sì, allora sono usciti dei testi sulla civiltà greco-romana. Speciale, offerta TV, esclusiva TV. 1900 euro per. bravissimo, hai scritto velocissimo. 1900 euro qui però posso accontentare soltanto una chiamata, signori solo una, una soltanto voglio vedere no, no, ma non corro via. Non, non mi allontano. Voglio vedere chi ha l'ascolto, ama la dice. Ma come civiltà greco-romana ci sta? Ci sta, perché si ha una cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui la Grecia si esprime attraverso Roma e Roma. Eh, viene con, perché è Roma che viene poi contaminata dalla Grecia. La vera colonizzazione, ah, l'hanno fatto i romani andando là, no, signori. No, è stata la Grecia che si è insinuata in modo che veramente si arriva a una civiltà che, che i barbari stessi ammirarono e vedevano quasi timore di incontrare. Ora, non possiamo qualificare tutte le monete a 100 e a 200 euro, signori. Ci vuole quel passo che l'abbiamo visto nei marenghi che dia e vi permetta di darvi un budget più elevato per arrivare all'importanza di certe proposte. All'importanza di certe proposte. Questo deve essere il budget da affrontare. Dire ma guarda sì mi piace 100-200 ma, ma ci sono... Delle, delle scelte che devono per forza implicare un qualcosa di più grande, di più importante, di maggiore, in questo caso come numero, non sto assolutamente sminuendo il denaro d'argento eh, a 225 euro, ci mancherebbe, ma avere una simile collezione, avere un insieme, bravissimo Enrico. E dicendo guarda ma voglio pagarli in dieci mesi, oppure voglio pagarli di qua a dicembre, un po' per volta. Dividimi questa cifra, le vedo, intanto le scelgo, le vado a valutare, vado a valutare se volete vedere i nostri negozi, le porteremo a casa vostra e le potrete apprezzare e valutare in tal senso. E eh certo, perché state chiedendo informazioni, state mandando messaggi, state... La chiamata però è una sola, e eh, signori, attenzione, è una sola possibilità in questo abbinamento. Ma perché? No? Ma perché saranno diversi i rovesci, saranno diverse le caratteristiche eh, delle monete. Mettere insieme, mettere insieme, ad esempio, sei bronzi dell'antica Grecia... A questo prezzo, addirittura andando a limare il prezzo perché qui lo sconto. Guardate, esclusiva TV, qui dovreste veramente un attimo valutare ciò che Bolaffi non ama fare, ciò che non amiamo fare perché siamo già su un prezzo veramente, diciamo, calmirato nelle proposte. La correttezza è data anche dai valori che si esprimono nel tempo attraverso. Proprio, non dico solo algoritmi che sono proiezioni, ma vere e proprie curve ehm, legate cioè, ai numeri, a matematica, no? quindi in questo senso. Quindi mi raccomando la chance di poter valutare e leggere questa proposta. Eh, faccio fatica a spostarmi perché mi sembra troppo interessante. Possiamo rivedere magari un gruppo e l'altro, cioè, mi fai rivedere ecco le... I, Esatto, queste sono la presentazione precedente, quindi le abbiamo eh, mantenute e conservate in memoria. Eh, quello sì. Poi certo andiamo a vedere le dieci giornate, ci mancherebbe. Andremo insieme a valutare le 10 giornate di. Eh, sì, scusate, 10, chissà perché. Ah, sai perché 5, 5. Ho due monete, quindi faccio 5 e 1. C attenzione, le monete poi sono da, da, da 20 e da 40, quindi dovrei fare le 60 giornate di Milano. Eh. Vabbè, vabbè, lasciamo perdere. Eh, andiamo a vedere le. anzi, ci prepariamo, perché adesso andremo proprio a cercare sul nostro espositore continueremo a parlare di Marenghi mi fai solo vedere io guarda su quella su quella Giulia Domna anzi su quella Faustina perché Giulia Domna la vedremo poi successivamente con la trasmissione di questa sera su questa Faustina maggiore Maior su questa moneta d'argento di Faustina Maior che attende una conferma, una sola conferma a 250 euro. La voglio anche mostrare proprio per non sfatare, perché prima ho detto no. Ma anche cifre più elevate per avere il meglio, ma attenzione: avere il meglio 19, eh, 19 scusate, 18 monete. Eh. Qui siamo, attenzione: siamo su un argento e eh, stiamo valutando l'argento. E non si tratta di fare a ah, somme, quantità varie. Duecento cinquanta euro. Quindi teniamola, teniamola, grazie e ben trovati, bentrovati con noi. Usino, allora signori c'è una conferma su, con Whatsapp, però vi prego, ci saranno i dati completi, mi sta comunicando il centralino, può gentilmente chi ha segnalato poco fa... Chiamarci per eh, sul 346, cioè parlare con noi perché quando si tratta di un nuovo telespettatore che va in conferma ci serve qualche, cioè il dato, non ci basta un numero di telefono, ecco, sapere almeno la consegna come la volete, se la dobbiamo portare noi. Quindi, se per cortesia può chiamarci, adesso non so se sta già chiamandoci o meno, chi ha manifestato la conferma sui due. Eh, su due monete adesso ci dirà la Cristina il prima possibile se sì, ovviamente chiama... ah, allora allora chi sta chiamando perfetto quindi sono due allora. grazie per la sua chiamata signor Luigi qui o là adesso è là però eh? allora è lì ok eh, allora ehm, due marenghi li vediamo Vi... eh, il 25 eh? Eh, quelli stanno, stanno allora attenzione perché Ecco, non so se arriviamo alle ore 21. Eh? Non so se arriviamo, li vediamo un attimo la proposta 25. Luigi sceglie. Signor Luigi sceglie grazie. Nuovo telespettatore ci fa immenso piacere. Anche a signor Luigi, sono convinto che gradirà il Marengo, eh, il volume dedicato al Marengo. Con lo scrigno, con eh, l'album. Con cioè, il volume informativo e con lo scrigno perché non è un album che contiene il, eh, quelle monete, ma è proprio un vero e proprio scrigno che le contiene. Quindi eh, grazie, ricordiamo al resto del pubblico: 1230, e a una delle due siamo quasi arrivati a zero. Eh, come disponibilità, non vi dico quale, non c'è nulla di male però. Una delle due ci farà tra pochissimo, dipende dalle vostre chiamate, dire stop alla coppia. Dovremo escluderla. Quindi, chi fosse ancora in valutazione, in piacere di valutare la coppia di Marenghi, avrà certamente modo di avvicinarsi e di scegliere cioè avrà certamente ancora modo perlomeno di avvicinarsi e di scegliere in tale realtà. Mentre andiamo a vedere le cinque giornate, le abbiamo segnalato, sono il 20 lire e il 40-lire dell'importante difesa che fece un solo anno, ovviamente nel 1948, che fece il, il mondo di ehm, che ebbe proprio il mondo eh, della difesa verso l'unità d'Italia, chiamiamolo così. Il mondo fatto di eh, epici anche eroi del Risorgimento, alcuni conosciuti, alcuni meno, ma veramente dalla base, dall'importanza della vita quotidiana nel liberare quella che poi diventerà la patria e che come tale andrebbe ricordata, a nostro avviso. Veramente lo sforzo del passato, che ripeto nasceva dal, anche dall'interno, dal sentimento popolare, è qualcosa che andrebbe ricordato. Eh, non è mai fuori moda. Zecca di Milano, ovviamente, ovviamente il 48 come le grandi, i grandi moti rivoluzionari che toccarono tutta Europa, quasi nessuno stato escluso, specialmente toccarono quello che erano dei governi e delle monarchie di maggiore eh, autorevole e anzi fin troppo rigorosa forza, allora la ricerca di, di questi, questi moti portarono veramente alla coniazione di due monete preziose importanti, allora il primo è il 20 lire il Marengo sono simili, eh, simili perché eh, l'Italia Libero glielo vuole è caratteristica eh, della moneta la prima che andiamo a vedere il 20 lire del 48 45% di qualità è la numero 21 4.030 euro nella richiesta, mentre, eh, eccole qua, 4.030 euro nella richiesta per la proposta numero 21, vediamo ovviamente dritto e rovescio. Uh, se possibile perché il valore, eccolo, il valore così indicato, 20, governo provvisorio di Lombardia, eh, provvisorio di Lombardia proposta numero 21. Uh, andiamo a vedere il 40 lire, manca soltanto più un'altra moneta che è quella che ci permette di dirvi, ci permette anzi di segnalare che la collezione sarebbe completa esatto intanto ecco qui benissimo il famoso scudo il 5 lire del 48 è quello in argento che al momento non è disponibile questo è il 40 una tiratura di 5.875 esemplari siamo sempre nel 48, 40% di qualità, 4.095 euro, proposta numero 22. E ci tengo a mostrarvele un ordine, mamma mia. Allora, un ordine... Eh, sì, eh, stai pure sul. Ecco, vediamo le 40 lire, rimaniamo ben saldi eh, sulla proposta dei 40 lire. E rimaniamo ben saldi sulla possibilità di valutare e l'invito a valutare questa moneta. Un attimo grazie. Mentre, grazie. Allora attenzione perché abbiamo sul 10 lire, ecco vedi, sul 10 lire abbiamo solo più una chiamata. Eh, il 10 lire di eh, Vittorio Pere secondo che noi abbiamo abbinato al 20 lire collo corto, quindi possiamo vedere assieme, con i 950 euro sono la corrispondenza no? legata alle monete dell'unità d'Italia, dopo il Regno d'Italia, Vittorio Manuel II, questo abbinamento, una sola chiamata, perché di 10 lire, collo corto ho ancora qualche possibilità, collo corto 10 lire, una sola chiamata e la possibilità, l'invito è quello di ricordare gli ori di Vittorio Manuel II a 950 euro tutte e due le monete eh, d'oro tutte e due eccole qua eh, la proposta numero 27 che vogliamo ancora una volta portarvi ancora una volta vogliamo segnalarvi poi li hai, li hai disponibili? certo li andiamo a vedere subito perché eh, sono qui eh, li andiamo a centrare domani a festa d'Europa e allora noi andiamo a vedere i maringhi europei Grecia, Napoleone III, signori, e ehm, il Kaiser eh, di Germania scelgano una per l'altra a 775 euro. Non hanno meno oro, 900 millesimi, non hanno dimensioni inferiori. Quindi, attenzione. Stiamo vedendo, vediamo singolarmente, certo, numero 41, le 20 dracme di Giorgio I, Grecia, 1884, a 775 euro. Il rovescio, vedete, 20 dracme, che la dracma rimane dall'antichità all'avvento dell'euro, non c'era mica la lira. Si parlava di litre, ma era il mondo della Magna Grecia. però eh, la dracma invece rimase coerente fino all'avvento dell'euro, 775. Per la proposta numero 41. Poi eh, il. sì il 20 franchi di Napoleone III e eh, attenzione siamo nel 1868 e eh, il primo Napoleone già passato da tempo a miglior vita numero 40 775 chi colleziona gli scudi sappia avvicinare anche queste scelte ah Ce l'hai disponibile il Vaticano Papa Giovanni Paolo II? Io li ho qua nei miei cofanetti. Chiedo solo alla regia che sono allora un attimo perché mi sembrava che non giungesse richiesta Cristina. Mi sembrava che non giungesse richiesta. Un attimo solo che li prepariamo, eh? Un attimo solo che li andiamo a vedere. Però i Kaiser Il Kaiser, eccolo! Eccolo qui, siamo. Attenzione, Germania, Guglielmo II. Kaiser c'è scritto anche, è imperatore, vuol dire eh, 775 euro. Che numero, il Kaiser Guglielmo. 42 due. grazie numero 42 perché qui deve sempre comparire la richiesta ah oh, che bello dai allora grazie per chi ha scelto c'era una base qualcuno si ricordava anche le proposte in passato c'era una base di due monete eh, che accompagnavano il cofanetto di Napoleone quindi grazie per la scelta delle due monete che accompagnavano il cofanetto di Napoleone la, la prima base che si ricordavano del passato no quella è la proposta originale è possibile è quella che ti ricordi che abbiamo fatto tempo fa Cristina eh, eccole qui dai era possibile è una base che veniva offerta no vabbè ma in passato c'è c'è anche nella nostre mail quindi è giusto proprio ricordarlo attenzione se qualcosa mi dai poi un attimo bravissimo Enrico ce l'hai perfetto le stiamo vedendo se qualcosa viene rammentato su proposte precedenti, voi chiedete al centralito poi se è possibile farlo, lo facciamo se la proposta non è più in essere ovviamente non la faremo eh. quindi grazie a chi si ricordava anche il famoso manco, mi manca una moneta di Napoleone, mi manca il... la lira di Napoleone a 345 noi ce l'abbiamo e la possiamo dare quindi poi attenzione vale oggi se domani non ci sarà più o se dopo questa conferma della lira faccio l'esempio di Napoleone, non è più disponibile, vi diremo no, eh, eccola qua la lira di Napoleone. Questa, ad esempio, possiamo indicarla anche in preciso, cioè precisamente con il numero 35, quindi può comparire la scritta 35, la lira di, del Regno d'Italia di Napoleone, chiaramente in argento, a 345, la stiamo vedendo e questa è disponibile. Quindi, ma sì, le nostre trasmissioni sono anche un costante dialogo anche su proposte fatte nel passato, eh, non, sai, ho visto tre anni fa il, quel denaro di, che mi costava 100 euro e dovevi prenderlo tre anni fa ovviamente, eh, questo, eh, però se sono in essere ne potete parlare con noi. Allora andiamo a vedere, sì, eh, e qui la inquadriamo quando vuole nella nostra... Nella nostra, nella nostra Culla è eh, il nostro softbox dove la moneta si può vedere meglio, la vediamo ed è la moneta di, eh, le due monete di Giovanni Paolo II, diamogli spazio, tutte e due, eccole qua, eh. immagine di riferimento, le ho qui presenti tra le mie mani, sono all'interno dei cofanetti ma mi piace che si possano vedere al meglio. 100% di qualità. 100% di qualità signori, abbiamo una rispondenza importante, molto importante per quanto concerne quindi l'indicazione di Fior di Conio, ma questa indicazione non la diciamo così a voce, vedete quella scritta che c'è a sinistra, la vedete bene, nell'insieme della proposta 100%? poi sarà scritta anche sull'altro certificato e sarà anche eh, dettagliata in percentuale numerica, vuol dire fior di conio. Stiamo vedendo adesso i rovesci delle monete perché il dritto rappresenta sempre l'effigie di Papa Giovanni Paolo II, eh, beato e santo, quindi ab canonizzato. Quindi abbiamo l'effigie tra l'altro del 2001, un volto più sofferente, eh, ormai veramente dedito fino all'ultimo al suo rango papale. Giovanni Paolo II nel 2001 vengono emesse dalla città del Vaticano queste due ultime monete in oro prima dell'avvento dell'euro, quindi sono una testimonianza importante, e vengono scelte con il rovescio che rappresenta Un'importante possibilità che vogliamo offrire al nostro pubblico con il rovescio, che rappresenta, ma non perché l'abbiamo scelto noi ovviamente, come rovescio, ma i simboli della cristianità. Nell'ordine abbiamo a destra la crux vaticana. Legata al mondo bizantino il 50.000 lire Crux Vaticana del 2001. 100% di qualità, lo abbiamo detto, 1100 euro. Proposta numero 29. È protetta all'interno della sua capsula e all'interno di quel distanziale che state vedendo. Che ammortizza gli urti per intenderci, l'anno lo vedete giù della moneta destra. Diciamo ore 4 circa, R, Zecca di Roma 2001, lire 50.000. Lo vedete, 50.000 lire lo vedete ore 6, eh? sulla base proprio della moneta. Diciamo, e questa è la croce di riferimento. 1100 euro. Regalo bellissimo. Una comunione. Regalo bellissimo. Che resta? È impegnativo signori, io non sono qua a sindacare come regalo, però non sono qua a sindacare se chi riceve il vostro dono sia vostro figlio, vostro nipote, persona comunque molto, molto vicina. Non lo so, non sono qua a sindacare né tantomeno il budget dedicato, però sarebbe un regalo straordinario da pensare, da custodire veramente come un tesoro che si ritroveranno nel tempo le persone che vengono scelto la persona che viene scelta come soggetto di questo regalo per voi, da voi anzi, oppure per se stessi. Andiamo a vedere l'altra che sono valore maggiore, la seconda, quindi un'altra proposta legata al dittico, siamo a 100.000 lire per il cristogramma, 2.400 euro, è la proposta numero 30, 2.400 euro, 100% di qualità. Allora abbiamo, poi siccome saremo veramente con i tempi giusti, ma giusti ma non generosi, abbiamo fatto vedere Milano, abbiamo i tre minuti dei nostri tre negozi ancora disponibili? o se vuoi anche con Milano quanto siamo? Quattro minuti circa? Okay. Eh? Benissimo, allora metti anche Milano perché mi spiace escludere il ritmo, perché chi sta chiedendo dei nuovi telespettatori dove, quale indirizzo, vi accompagnerò sempre io in questo viaggio, quindi eh, mi, mi sposto come per magia da un negozio all'altro, ovviamente sono delle riprese che abbiamo messo vicine, ravvicinate, eh, c'è un'eccezione su Roma, salutiamo i colleghi di Roma che eh, hanno una documentazione bella proprio legata al loro negozio Al loro negozio il negozio la FI Roma quindi vediamo per chi vuole venire a ritirare magari scelgo la Crux Vaticana vado nel negozio di Roma benissimo così vi compare il numero di telefono e anche l'indirizzo per i nostri negozi Quattro minuti e poi siamo ancora eh, entriamo eh, nella, negli ultimi 15 minuti di diretta poi sarà una mezz'ora dedicata al Vaticano e poi la diretta con Lorenzo Elena dalle 21 prego Il negozio Bolaffi di Torino, situato nella sua sede storica nel cuore della città, è pronto ad accogliervi per farvi conoscere l'affascinante mondo del collezionismo filatelico e numismatico. Il personale del negozio vi attende con competenza e cortesia per offrirvi un'ampia scelta di ciò che non è semplicemente una passione, ma anche una concreta opportunità per diversificare i vostri risparmi. Bolaffi, dal 1890. Per noi la storia è un oggetto da collezione. Milano, vicinissimo al Teatro della Scala e Piazza Duomo, in pieno centro, è presente il negozio Bolaffi azienda leader nel mondo filatelico e numismatico. Il negozio è punto di riferimento per gli appassionati collezionisti, ma anche per chi vuole scegliere un dono che si mantenga inalterato nel suo significato. Accolti dal consueto stile Bolaffi del suo personale, un mix di professionalità e cortesia, potrete conoscere le grandi potenzialità che questo collezionismo offre e scoprire le opportunità di scelte che sono il valore del tempo nel tempo. Bolaffi dal 1890, quando la storia è un oggetto da collezione. Nella romantica città di Verona, a pochi passi dall'arena e dalla casa di Giulietta, si trova il nuovo negozio Bolaffi, situato in un prestigioso palazzo d'epoca. Il personale del negozio vi attende con professionalità e cortesia per farvi scoprire il piacere e la passione del collezionismo di monete francobolli. Un viaggio nel tempo, ma anche nell'attualità, per chi cerca un regalo durevole o un vero e proprio bene che mantenga il proprio valore nell'imprevedibile volatilità dei nostri tempi. Bolaffi, dal 1890, per noi la storia è un oggetto da collezione. L'osso Bolaffi di Via Condotti nel cuore di Roma vi attende con la consueta competenza e cortesia del suo personale per farvi conoscere il piacere e la passione del collezionismo filatelico e numismatico. Questo incontro, per molti, sarà la possibilità di ampliare e perfezionare la propria collezione. Per altri, l'occasione di scoprire il fascino della storia testimoniata da valori durevoli nel tempo. Per tutti, la possibilità di trovare un regalo da donare che mantenga quella solidità che origina nel passato, vive il presente e si estende come certezza nel futuro. Bolaffi, dal 1890, e il piacere di offrirvi la storia in un oggetto da collezione. Eccoci signori, allora, tutti i nostri colleghi, ma soprattutto chi può recarsi nei nostri negozi e queste splendide città, perché è ovvio sono accontentati, ma sono accontentati proprio per poter avere un'assistenza costante anche da parte nostra. Allora torniamo a vedere prepotentemente allora, sulla, sul numero di persone che hanno manifestato interesse e attenzione verso quel marengo di marengo, il pezzo eh, imperdibile, la moneta imperdibile dove mai mi piacerebbe costerebbe meno se come potrei se avere una qualità inferiore signori, questo chiarisco anche chi magari non ha tanta familiarità con le nostre trasmissioni parlare di un 60% di qualità, cosa indica? indica un'effettiva eh, fondamentale eh, straordinaria eh, rappresentazione di stato di conservazione è chiaro che scendendo di qualità, la qualità è una caratteristica a Bolaffi, ve la faccio vedere proprio sulle nostre, eh, sui nostri certificati, dove, quando dici: ma sì, vorrei spendere meno, vorrei trovare cifre inferiori è possibile. Certo, ma bisogna scendere di un numero che è questo: cioè abbassare questo 60% che vedete indicato è possibile. Si può parlare di 50, si può parlare di 40 trovandolo, ma questo 60% significa aver colto veramente una gemma di prima grandezza. Perché loro, anche a occhio nudo, e qui a occhio nudo si può vedere e intuire una qualità elevatissima, ma anche l'occhio può trarre in inganno, la trasparenza dell'oro, o meglio la rifrazione dell'oro può creare eh, delle, delle certezze che in realtà poi non ci sono può celare una, una, una riga o eh, una graffiatura che, che viene vista con un occhio esperto. Quindi analisi su analisi, importanza proprio legata a questa analisi di proposta che ci permette di dire ecco il 60%, finalmente. Ed ecco che chi attendeva il livello tra i più elevati possibili potrà decisamente... Adesso, questa sera, ma non aspettino, ma non attendano, perché adesso, questa sera, significa che rincasano, rientrano magari dei clienti che, che hanno decisamente idee chiare, non vuol dire che voi non l'avete, signor ci mancherebbe, e poi diventa difficile non solo eh, trovare il marengo, ma trovare la linea libera, trovare le chiamate. La, chi vi risponde perché ecco l'ho visto finalmente lo volevo, eh, lo volevo lo cercavo non l'avevo mai esplicitato in bolaffi ma adesso è il momento giusto questo quindi è uno dei primi perché in questi 15 minuti finali voglio veramente portarvi sui top lot del nostro pomeriggio andando intanto a indicare e ricordare il numero di riferimento per il eh, marengo di marengo che e numero 20, eh, 20 franchi Repubblica Subalpina 1802, quindi l'anno 10 dalla rivoluzione ed è un 60% di qualità, come abbiamo detto, 7.680 euro. Ecco riferimenti importanti eh, come questa statua, questa grande scultura che comparsa vicino a tale effigie. 7.680 euro. Poi l'altro marengo che vediamo, l'abbiamo citato in precedenza, se mi permettete vi faccio vedere addirittura il 20 lire, quindi per il eh, marengo delle 5 giornate di Milano, però scelgo il 20 lire, perché il 20 lire si può contestualizzare all'interno di una collezione e se già siete orientati è a mio avviso il primo da prendere non significa che i 40 lire non vada bene, ci mancherebbe ma quel 20 lire eccolo 1848 chiaramente proposta numero 21 Oro 45% 4.030 euro. L'altra importante proposta che eh, avete molto ben assimilato, vi ringrazio di questo, che avete saputo scegliere, vi ringrazio di questo, e che non stiamo. Eh, che non voglio anzi allontanare dalla vostra attenzione perché se continuano, se arrivano due o tre chiamate siamo costretti a escluderla. È la coppia dei due marenghi dell'unità d'Italia. Eh, quindi la numero 25 l'abbiamo mostrata più volte, due o più volte l'avete avete richiesto di tornare su questa coppia nel caso sia voglio indicare sia il governo provvisorio di Lombardia che del eh, Maringo di Marengo. anche per il governo provvisorio di Lombardia mi permetto di dire il volume è in dono eh? il volume lo scrigno è in dono ma anche su questa coppia il volume lo scrigno è in dono ricordati anche Murat eh? teniamo anche presente Murat perché sono andato su queste due perché ci sono ancora rumors che riguardano Vittorio Manuel II ma Murat è certamente della partita in tale importante rivelazione e certamente la partita Gioacchino Murà. Ma intanto ricordiamo: 1230 euro, la proposta numero 25 sono tutti quanti certificati, tutti quanti autenticati, tutti quanti espertizzati. Quindi differenze eh, con fotografia. Non così in vaga immagine ma con fotografia del marengo stesso Signori per Gioacchino Murai invece ci prepariamo alla successiva possibilità da offrire, andiamo nuovamente a vedere Gioacchino Murat. Andiamo nuovamente ad apprezzarne le sue specifiche caratteristiche. Eccolo qui! Una chiamata soltanto, signori, eh? solo una chiamata. Una unica possibilità, che bellezza, eh? ma che bellezza sentire vibrante l'importanza di quanto vi stiamo segnalando e dire: Beh, io voglio, mi mancava, mi manca, lo scelgo oggi, non lo pago adesso, lo scelgo in visione. Uno, valuterò come pagarlo successivamente, due, eh, certamente. E per Giachino Murat siamo esattamente nell'ambito dell'importante proposta relativa al viceré. Tutto sommato possiamo identificarlo in questo modo. Regno delle Due Sicilie, 40% di qualità, 3600 euro. Stiamo utilizzando ovviamente l'immagine che più chiarisce da vicino, in modo lenticolare, la grandezza di quello che vi stiamo proponendo, signori. Decisamente in modo lenticolare, così importante proprio del definire quello spazio, diciamo proprio, di investimento legato alla monetazione stessa. Parola delicata, parola vera, quando l'investimento lo si vuole fare e lo si vuole valutare nel tempo, quindi mantenere proprio quel concetto alto, fermo, di bene rifugio, così importante e così apprezzabile. Eh? Allora, chi ha chiesto il, il catalogo dei marenghi per chi volesse acquistarlo indipendentemente dalla proposta... Eh, che offriamo legata al, al volume che va sul Murat, che va sulla coppia di Vittorio Emanuele II, che è andata anche eh, a chi l'ha scelto quest'oggi, è un catalogo da 10 euro. Ma è, eh, lo ricevete: questo è il mio vissuto, quindi lo ricevete in tonso sigillato eh, e vi dà tutta quanta la documentazione, emissione, zecche di emissione. 10 euro arriva a casa vostra senza. Spese di spedizione, vedete, tiratura, Zecca, Torino, Genova, Roma in questo caso, le caratteristiche, Giochi Guarda, Gioacchino Murai, è proprio qui inquadrato, ma avviciniamola ancora, 3.600 euro per il Regno di Sicilia per un unico anno di emissione, 1813 Zecca di Napoli, mamma mia! Lo sapete che questa è, è una immagine relativa alla moneta fisicamente qua presente che potrà accontentare una sola chiamata ormai. E quando stiamo cercando qualità analoghe fatichiamo ormai a trovare un 40% che è qualità di giustissima proposta. Fatichiamo a trovare un 40% e fatichiamo altrettanto a proporlo in quanto autentico allo stesso prezzo, cioè a questo prezzo. E poi Vittorio Emanuele, Maria Luigia d'Austria e l'imperatore. Sì, vediamole ancora. Allora, chiedevano nel dettaglio il prezzo del, dei Napoleone. I Napoleone venivano così chiamati I due Napoleone. Quello francese, va bene. Allora, Napoleone, quello con testa laureata a sinistra, perché uno è francese. Intanto ricordiamo che il Marengo di Marengo, è considerato il primo Marengo d'Europa, eh, lo è, ma anche d'Italia, perché nasce comunque nelle, nelle, nella Repubblica Subalpina, non ancora in Francia, eh, anche se l'assorbimento sarà poi totale, ma è Repubblica Subalpina è Zecca di Torino è eh, eh, in Francia espresso vi sono dei Napoleoni Imperatore e eh, empereur, questo è francese a sinistra che stiamo vedendo e quello a destra è quello del Regno d'Italia entrambi ricordiamolo 1900 euro allora sto facendo queste corse da un lato e dall'altro signori perché, perché nell'ultima ora dalle 19 all'ultima ora e mezza alle 20.30 circa ci sono persone che eri in casa, persone che erano in strada, cioè persone che dicono voglio recuperare un attimo la visione della trasmissione, cosa mi sono perso, cosa c'era. Allora diamo proprio una mano a vedere cosa c'era. Mi fai rivedere un attimo una carellata, una panoramica Enrico? Non so se ce l'hai disponibile. Ovviamente io la commento con nell'ordine. Uh, le uh, due uh, i, le monete d'oro che sono prevalentemente marenghi, quelle che abbiamo potuto analizzare e osservare, sono qua schierati Il, il top delle conferme l'hanno avuto il uh, 20 lire di uh, Vittorio Emanuele II e il 10 lire. Questo piccolo espositore ha raccolto molta, molta attenzione da parte del nostro pubblico, e ancora le possiamo offrire. Tutte e tre, ad esempio, dice sì, ma guarda che strano, 2, 20 e 1, 10, perché non c'è un 20, un 10 e un 5? Ma perché sono comunque monete assolutamente importanti e interessanti da poter abbinare. Comunque, e qui potete fare delle tre monete, una, tutte e due o tutte e tre. Una a scelta, due a scelta o tre. Eh, a scelta, beh, queste tre. Quindi potete, avete veramente libertà di gioco anche sul Mancolista. Nello stesso tempo abbiamo e li vediamo quei marenghi a cui abbiamo dato voce. Adesso non voglio riportarmi, insistere nuovamente. Ma abbiamo anche i tre argenti, i tre denari d'argento. E andiamo a vederli perché abbiamo 5 minuti. Li vediamo tutti e tre. Me li dai sul dritto? Ci penso io, bravissimo, e li vediamo. Va bene. Sul rovescio sono già qua inquadrati. Sul dritto abbiamo l'immagine di riferimento precedente nell'ordine. Teniamoli così, mi fai vedere quello centrale con Marte? Bravo, mi fai vedere questo? Perché attenzione, signori: un Caracalla, un Caracalla numero 5 in argento, con questo rovescio. Allora. Mi scrivi per favore Enrico, prendetevi la responsabilità di lasciarlo? Me lo scrivi? Ce la fai in tempo? Non ce la fai, va bene. No, no, ma scrivi il prezzo, scrivilo il prezzo perché mancano pochi minuti, va benissimo, hai ragione, mettilo pure. Il Caracalla è il numero 5, 265 euro. Con allora chi chiama il primo o la prima che chiama quel Marte? Quella figura marziale è eh, quel Marte in cammino, bello come una divinità greca. Ti ricordi quando si diceva così? Quando passava per la strada un bel ragazzo e voi ragazzi dicevate: è bello come un dio greco. Forse dicevate anche altro, non lo so, però eh, noi magari diciamo altro. Eh, ai vostri tempi, Cristina, dicevate: è bello come un Adone, dicevate, no? Ho già usato le parole più. Eh, dipende. Allora, eh. allora. magari no, Adone no. Bello come una divinta greca. No, ma che fi, eh, Go. Nel senso, no? È eh, maschile, è eh, maschile, è maschile, maschile, ma sia sì, maschile, dai, eh, nulla di male. Allora, eh, ecco, allora, a parte gli scherzi, siamo veramente eh, davanti a questa possibilità che mi permetto di segnalare è un po' fuori dalle righe, ma mi permetto di segnalare veramente con una moneta accurata ed è questa centratura, questa moneta che in caso di conferma riceverete, perché vi possono essere dei denari di Caracalla con rovesci, sempre a pari qualità magari, ma più consueti, più comuni. Lo stesso volto di Caracalla diciamo in berbe. E un volto perché molte volte troviamo Caracalla anche nelle sue sculture con una barba un pochino più fluente, ci porta veramente a un momento decisamente interessante eh, del suo um, di quando era Cesare, ad esempio. Quindi, la proposta è la numero 5, a 265 euro. Ecco, io qui la terrei qualche istante ancora affinché si possa dire ma guarda lo prendiamo o non lo prendiamo. Intanto la cosa da fare, e sto insistendo, attenzione, non sulla moneta da 7.000 euro, lo dovrei fare, lo farò certamente, lo faranno i miei colleghi, ma anche su questa, perché attenzione con un denaro contenuto, non voglio dire con niente, con nulla, però qui state scegliendo una moneta dell'impero romano. Ma di un imperatore che ha revisionato la numerazione, ha revisionato la, la monetazione, scusate, eh? Caracalla, uno dei quattro imperatori che hanno avuto. Un altro fu Costantino, l'altro fu Nerone, cioè, ci furono un momento, e lui fu uno di questi, ma attenzione, con soli 265 euro. Questa se torna in Bolaffi domani viene riprezzata al giusto prezzo, viene valutata al giusto prezzo, abituatevi a cifre che sono almeno di 150 euro in più. E non perché, ah guarda, è così bella, perché veramente qui a mio avviso non, si è, non ci siamo messi in pari nella nostra precisione, ma abbiamo, o forse consapevolmente, abbiamo voluto lasciare questo dono, eh, in cambio qualcosa vi chiede, ma su una, su una forza di questa, di questa levatura, su un'importanza di questa levatura. E allora, visto che è inutile correre dietro nei 30 secondi finali, vorrei proprio che la numero 5 rimanesse una sola chiamata pronta per qualcuno di voi. Grazie allora, eh, siamo in saluti, immagino, datemi il tempo perché no, abbiamo ancora un minuto. Ah perfetto, allora abbiamo ancora un minuto e mezzo, mi fai vedere la Faustina? Eh, vediamo anche le altre due. Faustina Maior a 250 euro, che è la numero 4. ho Detto così alla Faustina, eh, sembra veramente eh, la vicina di casa. La Faustina Maior, la, eh, la diva la divina imperatrice. E poi Gordiano la numero 6 a 395, ecco qui, Gordiano numero 6 a 395. E così abbiamo rivisto un attimo i denari. Grazie per l'ascolto, per la presenza, per le scelte e per le conferme. Mezz'ora sono con voi, vi rispondiamo dal vivo anche se eh, è un appuntamento di dossier quindi legato alle monetazioni, un po' come un piccolo documentario di mezz'ora, poi torneremo eh, qua in studio, ma vi possiamo rispondere sempre dal vivo. D'Alessandro da G. è tutto, grazie, arrivederci.